sentito di superare quello che è uno dei primi ostacoli che coloro che tentano di domandare asilo incontrano, vale a dire l'ostacolo linguistico. Ecco, grazie al lavoro prezioso delle interpreti questo primo ostacolo è stato superato. Quindi grazie davvero, faremo oggi anche uno sforzo per rendervi non troppo complesso il lavoro parlando piano. Volevo iniziare ricordando le parole di Hannah Arendt, che nella Banalità del mare scrive: è nella natura delle cose che ogni azione umana che abbia fatto una volta la sua comparsa nella storia del mondo possa ripetersi anche quando questo appartiene ad un passato lontano. Ecco, tutto ciò che in un passato lontano è accaduto si può drammaticamente ripetere. E quindi soltanto il valore della testimonianza, solo il valore della memoria ci può aiutare ad evitare che quello di così, che così drammaticamente è accaduto si possa altrettanto drammaticamente ripetere. E quindi queste 2 giornate di lavoro, come avrete notato, mettono al centro delle nostre riflessioni non i professori universitari, non i giudici, non gli avvocati, ma i testimoni. Testimoni che questo percorso così difficile hanno visto, sebbene da prospettive e da ruoli molto diversi. Ed è per questo che ai testimoni e con i testimoni cominciamo questa seconda giornata di lavoro e lo facciamo anche in questo caso avendo scelto per voi e con voi delle testimonianze di tipo diverso che possono svelare solo in parte la complessità di un diritto che davvero ogni giorno ci svela quanto ancora ci sia di strada da fare per assicurare una tutela effettiva. E in questa sessione quindi cominceremo con riflettere sulle testimonianze di chi, come Valerio, che abbiamo avuto il privilegio e la fortuna di ascoltare ieri, ci racconta ancora un pezzo diverso di queste frontiere e lo farà con le parole di chi ancora non è riuscito a passarle definitivamente, perché ad una prima frontiera ne ha trovata un'altra. E poi ascolteremo le parole di Yagub che ci racconterà la complessità e le difficoltà che ancora ci sono nella frontiera dell'Est Europa. Passeremo poi a sentire le parole dell'avvocato Masuridou di Giota che ci racconta quello che sta accadendo in Grecia e quello che continua a accadere in Grecia nonostante tutto e nonostante tutte le cose che noi sappiamo. E poi concluderemo con la testimonianza di Ilaria della Moretta che ci racconta quello che lei ha visto e che sta ancora vedendo nei racconti, ascoltando nei racconti dei migranti a Cipro. Anche la scelta delle frontiere è stata una scelta complessa perché tutte le frontiere avevano il diritto ovviamente di essere raccontate. E cominceremo proprio con Valerio, cominceremo con le parole che Valerio ci aiuterà a comprendere. Qualche mese fa Valerio fa una telefonata in un centro di detenzione a Tripoli. E a Valerio risponde una donna che ci dice quello che adesso voi ascolterete. Prego, Valerio. Hello? Hello? Hebrat? Allora, Abbiamo chiamato Seret, quella che sentite è una Valerio telefonata, come diceva Martino. Abbiamo chiamato Seret su una simlibica, la comunicazione era molto disturbata. Riusciamo a parlarle grazie ad un'amica che parla tigrigno. Seret, infatti, è eritrea. Ci racconta che si trova in Libia, in un centro di detenzione che si chiama Arik al-Sika. Abbiamo avuto il suo numero da un amico eritreo. Lei ha accettato di raccontarci in quali condizioni si trova. Dice Seret che sono 6 donne in una stanza, ma la prigione è piena di centinaia di uomini detenuti. Con loro c'è anche un bambino di 9 anni. Dice che è stata arrestata nel 2018 e da allora non è mai uscita. L'hanno catturata, l'hanno presa in mare, era partita di notte assieme ad altri verso la Sicilia. Erano più di 100, quasi tutte donne e molti bambini. Dopo un giorno e una notte di navigazione, dice Seret, hanno incrociato una motovedetta libica. I militari li hanno quasi speronati, urlavano, li minacciavano con i fucili e li hanno costretti a fermarsi. Seret dice che non avrebbero mai voluto fermarsi, che ognuno di loro sapeva bene cosa avrebbe significato tornare indietro. Ma con un bastone i libici gli hanno bucato il gommone che ha subito iniziato ad imbarcare acqua, così sono stati costretti a salire sulla motovedetta che li ha riportati a Tripoli. E da allora è rinchiusa dal 2018, da più di 3 anni. E non sa
quando riuscirà ad uscire. Era la prima volta che provava a prendere il mare verso la Sicilia. Aveva già attraversato il deserto, ci ha raccontato che molti ragazzi sono morti in quella traversata, i trafficanti li abbandonavano se si ammalavano, se cadevano dal pick-up nessuno si fermava a soccorrerli. E se avevi bisogno di qualcosa, se avevi bisogno di aiuto, dovevi comunque pagare, altrimenti saresti morto, abbandonato nel deserto. Ora è rinchiusa in quella stanza da cui... non può uscire quasi mai, neanche per andare in bagno. La notte dorme poco perché è molto spaventata. Dice che ci sono molte minacce dentro quel carcere. Saret ci chiede aiuto. Chiede all'Europa di aiutarli ad uscire da quell'inferno, di aiutarli a trovare una soluzione che li faccia sopravvivere. Poi chiudiamo la telefonata, ci salutiamo, da allora sono passati circa 2 mesi e il telefono di Saret sembra essere ormai disattivato, non risponde più, io non ho idea di che fine abbia fatto lei come tutti i suoi compagni di detenzione. Il 1 aprile la missione d'inchiesta indipendente delle Nazioni Unite ha presentato al Consiglio dei diritti umani a Ginevra l'ultimo rapporto sulla situazione dei migranti nei centri di detenzione in Libia. Vi leggo qualche stralcio. Il 1 aprile è veramente di adesso. Il rapporto della missione al Consiglio ha rilevato numerose violenze contro i migranti in Libia, compresa la violenza sessuale, che possono costituire crimini contro l'umanità. La missione sottolinea che questi incidenti non sono isolati né possono essere attribuiti a singoli elementi disonesti. Si tratta quindi di un sistema di violenze strutturali, in particolare nel caso di intercettazioni in mare e successiva detenzione, che continuano a ripetersi nonostante le denunce della missione. Dall'ottobre 2021 la missione ha continuato a documentare ulteriori casi di omicidio, tortura, atti inumani, stupro, persecuzione e riduzione in schiavitù di migranti da parte di alcuni stati, di alcune autorità, di alcune milizie, gruppi armati e trafficanti che impiegano un unico modello di condotta. Questi abusi si verificano sullo sfondo di un quadro giuridico interno che, incoerente con gli obblighi della Libia in materia di diritti umani, prescrive la detenzione automatica e indefinita per le persone che entrano irregolarmente nel paese. Nel periodo di riferimento, migliaia di persone sono state intercettate dalla Guardia Costiera libica e riportate in Libia, dove hanno affrontato la detenzione arbitraria in condizioni disumane, tortura e altri maltrattamenti. Ulteriori indagini della missione hanno indicato che il 1 ottobre 2021 le forze di sicurezza libiche hanno arrestato migliaia di migranti. I migranti intervistati dalla missione hanno continuato a condividere informazioni allarmanti sulla situazione a Bani Walid, un centro di detenzione a circa 130 km a sud-est di Misurata. Hanno rilevato che c'erano ragionevoli motivi per credere che i migranti siano stati tenuti prigionieri, uccisi, torturati e violentati. Di 8 migranti intervistati poco prima della stesura di questo rapporto, molti hanno raccontato dell'esistenza di fosse comuni a Bani Walid e uno di loro ha raccontato di aver seppellito lui stesso 3 corpi in una di queste fosse. Le donne, gli uomini migranti e i rifugiati hanno continuato ad affrontare rischi crescenti di stupro, molestie sessuali, traffico di esseri umani da parte di gruppi armati, contrabbandieri transnazionali, trafficanti, ma anche dai funzionari della Direzione per la lotta all'immigrazione illegale che opera sotto il Ministero dell'Interno. Scrive la missione che gli Stati europei hanno continuato a cooperare con le autorità libiche, comprese le guardie costiere, perché ce n'è più di una di guardia costiera in Libia. La missione ribadisce che tale cooperazione dovrebbe rimanere nell'ambito degli obblighi internazionali in materia di diritti umani e della responsabilità di ogni Stato di proteggere i migranti nelle sue acque territoriali e nella zona di ricerca e salvataggio, cosa che è evidente non accade. In sostanza l'Europa, la missione dice che l'Europa non dovrebbe cooperare con la Guardia Costiera libica se non vuole diventarne complice. In realtà sappiamo solo oggi la Germania ha annunciato di voler interrompere l'addestramento della Guardia Costiera libica proprio per gli abusi finché non imparerà a rispettare i diritti umani.
È un quadro piuttosto noto, però insomma mi sembrava giusto l'ultimo documento a citare dei passaggi che ribadiscono ciò che sappiamo perfettamente, ma che è importante ogni volta ricordare, anche perché parliamo di fosse comuni. Oggi la missione in Libia cerca fosse comuni e, come dire, i punti di contatto con ciò che accade in Ucraina sono sempre più netti e più evidenti. Nelle 30.000 carte dell'inchiesta di Trapani sulle ONG, adesso si è aperto un processo recentemente, ma insomma ce ne sono diversi di processi avviati dal 2017, grosso modo, con l'obiettivo di dimostrare che alcune ONG che operano nel Mediterraneo in ricerca e salvataggio sono colluse con i trafficanti. In alcune di queste 30.000 carte, l'inchiesta di Trapani sulla Jugendrettet, che è diventata famosa perché per le intercettazioni illegittime a giornalisti, a un sacerdote eritreo, a un parlamentare e perfino a un prefetto che è stato intercettato anche lui, gli investigatori, mentre cercavano le prove della collusione tra trafficanti e uomini di questa ONG, hanno trovato diversi riscontri sull'inerzia colpevole della Guardia Costiera libica. In alcune comunicazioni con la centrale operativa della Guardia Costiera italiana, che chiedeva aiuto per delle imbarcazioni di migranti in difficoltà, la Guardia Costiera di Tripoli rispondeva che non poteva intervenire perché era venerdì, era giorno di preghiera e quindi di riposo, e quindi non sono intervenuti, questo è agli atti di quel processo. In altre circostanze non rispondeva affatto alle chiamate, e noi l'abbiamo documentato in un'inchiesta congiunta che abbiamo condotto qualche mese fa, abbiamo fatto Rai, il quotidiano inglese The Guardian e il quotidiano italiano Domani, nella quale appunto si dimostra l'inerzia della Guardia Costiera e il fatto che il telefono squilla moltissime volte a vuoto quando la Guardia Costiera italiana li chiama perché c'è qualcuno in difficoltà nel Mediterraneo. Vi faccio vedere un estratto di quell'inchiesta che è andata in onda qualche mese fa. Alle 8.45 del 23 maggio 2017 il sole è già alto sul Mediterraneo centrale. Dalla sala operativa della Guardia Costiera italiana gli ufficiali ricevono una lunga serie di SOS, piccole barche di legno, gommoni cinesi, imbarcazioni cariche di migranti partiti dalle coste libiche, centinaia di uomini, donne e bambini, tecnicamente si chiamano distress, in altre parole stanno affondando. Sono a poche miglia da Tripoli, i capi turno della centrale italiana chiamano la Guardia Costiera libica una volta, 10 volte, in 21 ore dai brogliacci risultano 50 telefonate agli ufficiali libici, esito negativo annotano, dalla Libia nessuno risponde. Per 21 ore nessuna motovedetta della Guardia Costiera libica interviene. Alle 5.08 del 24 maggio un satellitare, Turaya, lancia un altro allarme. Sono in 500 su una barca partita da Sabrata. Una prima chiamata da Roma ai libici va a vuoto. Stesso esito pochi minuti dopo. Nessuno risponde per altre 4 volte. Un'ora e mezzo dopo, alle 6.40, dal satellitare usato dai migranti non risponde più nessuno. La sera è l'UNHCR ad annunciare il naufragio, 30 morti, gli altri dispersi. È solo uno, forse il più tragico dei naufragi raccontati nelle carte dell'inchiesta di Trapani, e sono gli stessi investigatori a sottolineare l'inerzia della Guardia Costiera libica. Telefoni che squillano a vuoto, mentre intere famiglie stanno affondando. L'uso delle armi sulle motovedette libiche è stato più volte filmato. In un caso viene anche documentato dai brogliacci della sala operativa della Guardia Costiera italiana, che annota colpi sparati in aria per tenere a bada i migranti. Abbiamo interpellato il colonnello Massoud, che ha confermato l'uso delle armi. لا يجدون السباحة
ولا يعرفون الإجراءات الأولية عند القفز من القارب. إطلاق النار في الهواء في السماء في السماء فوق ليس على رؤوس المهاجرين حتى يتم ضبط الحالة والعودة إلى السكون، يعني العودة للسكون. È un vero salvataggio quello effettuato dai libici o si tratta di un respingimento mascherato da attività SAR? I migranti recuperati in mare dalle motovedette di Tripoli tornano nei centri di detenzione dove i diritti umani non vengono rispettati, torture, stupri, anni di reclusione senza nessun processo. Questo è il quadro dell'inchiesta che abbiamo condotto, che chiaramente si sovrappone a ciò che dice la missione delle Nazioni Unite. La condizione della Libia la conosciamo da tanto tempo, sappiamo cosa succede nel Mediterraneo, per lungo periodo in realtà non l'abbiamo saputo perché di testimoni di soccorso, barche che facessero ricerca e soccorso in mare, spesso è stato impedito di andare a fare ciò che avevano scelto come missione, e quindi senza testimoni, diciamo, il numero la quantità di migranti che muore nel Mediterraneo non lo sappiamo con certezza. Sappiamo ciò che avviene solo quando qualcuno lo vede, se nessuno lo vede per noi non succede, ma in realtà, nella realtà il Mediterraneo è pieno di, sappiamo perfettamente che è un grande cimitero. Noi abbiamo scelto, l'abbiamo già detto ieri ma lo ribadiamo oggi, di esporre alcuni oggetti appartenuti ai naufraghi del 3 ottobre 2013, lo ribadisco in modo che si possa vedere anche da casa un filmato che ci mostra l'ingresso di questa sala dove ci sono esposti questi oggetti, insieme a dei disegni di una bambina siriana che racconta il suo viaggio, che racconta il soccorso, che racconta prima la guerra e poi il soccorso in mare e poi il naufragio a cui ha assistito, di una barca che viaggiava a fianco della sua. E accanto a questi disegni, questa bambina che ha solo 9 anni ma un grandissimo talento e una storia terrificante, ci sono gli oggetti appartenuti ai naufraghi che sono stati svincolati dalla procura di Palermo, dalle procure di Palermo e di Agrigento, proprio perché potessero diventare, come dire, testimonianza plastica e visiva di ciò che succede nel Mediterraneo. E io chiudo qua, grazie. Allora, grazie ancora a Valerio per tutto l'aiuto che, come potete immaginare, va molto ben oltre a quello che abbiamo visto questa mattina o ieri, perché insomma un aiuto importante nel lavoro di approccio alle immagini. Noi giudici siamo poco abituati a lavorare con le immagini e più abituati a lavorare con le parole, ma ci sono immagini, ci sono suoni che davvero riescono a spiegare in maniera definitiva, perché il disegno di una bambina che disegna quella scena potrebbe già chiuderla qui, ecco, c'è davvero molto altro poco da dire, quindi grazie per averci aiutato ad avere il coraggio di guardare queste immagini. E quindi da una testimonianza passiamo ad un'altra testimonianza, una testimonianza che Yagub ci aiuta ad affrontare. Yagub è nato in Sudan e poi ha dedicato grandissima parte della sua vita all'accoglienza dei richiedenti asilo in tanti ruoli diversi. Adesso dal 2007 fa parte della squadra di Mosaico Azione per i rifugiati, dal 2011 è coinvolto con ECRE e adesso è membro del consiglio direttivo di ECRE, quindi si occupa di refugee inclusion. Ecco, parlavamo ieri della lingua e lo abbiamo fatto anche questa mattina, la lingua come ostacolo ma anche la lingua come ponte. Yagub è nato in Sudan, si esprimerà oggi in italiano, abbiamo parlato questi giorni in italiano, in una lingua che ovviamente facilita, come sempre succede, facilita sempre noi, siamo noi che raccogliamo le domande e noi parliamo questa lingua che non è la sua lingua, e lo ringraziamo anche per questo sforzo ed è con molto piacere che lo ringrazio e gli lascio la parola. Buongiorno a tutti, grazie Martina, grazie Valerio, grazie del
Area Democratica per la Giustizia, per l'invito. Io qui rappresento UNIRE, per chi non conosce UNIRE, è l'Unione Nazionale Italiana per i Rifugiati Esuli, nata nel 2018, di associazione di volontariato indipendente che ha con sede legale a Roma, agisce a livello nazionale, mira a rafforzare e implementare la rete nazionale di associazione di rifugiati, individui, tutelare la protezione internazionale e apolidi. UNIRE rappresenta l'obiettivo di mettere il punto, il primo luogo, il diritto di asilo, e rappresenta il paese che accoglie. Siamo orgogliosi di essere italiani o di essere accolti in Italia. Sono in Italia da circa 14 anni, non soltanto perché sono fuggito di dittatura feroce filo-islamica in Sudan, ma anche per amore. Sono sposato con un'italiana e poco fa, settimane fa, succede qualcosa nella nostra famiglia, che è morto il mio suocero e la mia suocera è rimasta da sola con la badante ucraina, e è arrivata la famiglia e subito naturale io ho detto devono vivere con la mia suocera. Abbiamo aperto la nostra casa e vivono adesso una famiglia ucraina in nostra casa. Perché questa azione? Perché noi non vediamo i numeri, non vediamo la notizia come parole, le vediamo come sentimento del nostro belle. Quando una persona si fugge dalla guerra, che arriva a chiedere asilo, tante volte le vedono come numeri, come invasioni, come... ma per noi vogliamo cambiare questa narrativa, vogliamo mettere il lato umano nella questa azioni devono arrivare come azione naturale, non azione politica, non azione riguarda l'economia, eccetera. Non possiamo nascondere che gli stati dell'Est Europa, in particolare quelli guidati dai governi populisti e xenofobi, si abbongono fermamente ai sistemi di ricollocazione che potrebbe richiedere loro di assorbire i rifugiati medio orientali, africani, eccetera. Viktor Orban, che si presenta come la prima fortezza dell'Europa contro l'invasione musulmana, ha poi costruito un muro filo spinato al confine con Serbia e Croazia. L'orticello di antirifugiati dell'Europa, il blocco dell'Est, alza un muro agli afghani. Cruz, Orban, Ianza hanno dichiarato che non li accogliamo. Mette in difficoltà la unità europea. Queste dichiarazioni la maggior parte delle persone li vedono come notizie e parole, ma noi rifugiati li sentiamo nel nostro ribelle.
Quando vede il tuo compagno muore congelato dal freddo, sotto l'indifferenza quasi totale del mondo. Pochi giorni prima dell'inizio della guerra in Ucraina, a poche centinaia di chilometri a nord del confine aperto polacco-ucraino, le forze di sicurezza polacca continuano a respingere violentemente i rifugiati medio orientale, dell'Asia medio orientale e dell'Africa, spinti in Polonia dall'autorità bielorussa. Non erano tantissimi, erano totali di 7.000 persone, ma hanno messo in crisi l'Europa, hanno messo in crisi i valori europei, hanno messo in crisi tutte la volontà di accogliere questi rifugiati, maggiormente iracheni, afghani, yemeniti e siriani. Noi come Unire abbiamo monitorato cosa sta succedendo. Il nostro presidente è stato nel confine non soltanto ungherese con la Serbia, è andato anche a visitare vari il filo spinato toccando con la mano. La differenza è che lui ha un passaporto che permette di viaggiare, ma i suoi concittadini afghani dell'altra parte morivano del freddo. Lo sfollamento in corso dell'Ucraina è stato accolto con l'esatto opposto della solita risposta dell'arrivo dei rifugiati. La decisione dell'Unione Europea a concedere protezione temporanea ai rifugiati ucraini nel paese di loro scelta non è solo la cosa giusta da fare per gli sfollati ucraini, ma anche un modello prezioso per risolvere il rapporto tossico dell'Unione Europea con l'arrivo di rifugiati. Se l'Unione Europea riesce a trovare una soluzione vantaggiosa per tutti, affidando che quello hanno affidato l'approccio ai ucraini, così ampio, di dare un permesso di soggiorno temporaneo, un meccanismo politico nato all'indomani della guerra balcanica, ma mai utilizzato prima, neanche con afghani quando sono arrivati con voli di corridoi umanitari, che è stato fermato subito, sono stati per mesi aspettando di fare le domande di asilo, passare alla commissione. È inutile, un processo è stato inutile, rallentato l'integrazione di queste persone. Un permesso di soggiorno temporaneo subito all'arrivo offre triennali e diritto al lavoro ai rifugiati ucraini dell'arrivo, aggirando il difficoltoso processo di presentazione delle domande di asilo. Migliaia di profughi sono stati bloccati per giorni sui posti di frontiera tra l'Ucraina e Polonia. Sono rifugiati o sono studenti in Ucraina o sono di altri paesi. I militari non li hanno consentito di passare, non li hanno fatti salire sul pullman
li hanno costretti a subire violenza, insulti, allontanamenti, a colpi di fucile. Violenza inaudita, che è stato anche il nostro contatto nel confine, un rifugiato dell'Arabia Saudita, attivista dei diritti umani, è stato intervistato anche dalla RAI, di RAI News 24. Ha portato queste parole. Il trattamento differenziato e riservato dell'Europa ai rifugiati ucraini dimostra doppia valori. Possiamo vederlo come razzismo o come neocolonialismo. Puntando il dito sulla distanza tra valori universali rivendicati dall'Unione Europea e il modo in cui questi valori si manifestano a livello pratico. Noi come organizzazione dei rifugiati abbiamo messo subito a lavorare come abbiamo fatto per i rifugiati che sono arrivati dall'Afghanistan, abbiamo messo subito a lavorare con i sportelli per i rifugiati ucraini. Io faccio parte di Mosaico, Azione per i Rifugiati, un'associazione a Torino, e stiamo aprendo un sportello per i cittadini ucraini con mediatrice ucraina che dà informazione giusta. Abbiamo visto tanti volontari che hanno dato loro disponibilità, ma ci bisogna anche dell'informazione giusta, delle parole giuste, che comunque i rifugiati devono essere anche nel tavolo decisionale, nell'ottica di facilitare la mediazione culturale, linguistica con i nuovi arrivati. Io mi fermo qui e grazie mille per l'ascolto. Allora, grazie molte a Jacob e grazie molte anche ad Unire, che già dal nome, diciamo, ci fa molto ben sperare. È un'associazione nata da non molto tempo, ma che sono sicura darà una grandissima mano nella comprensione, nella gestione di un fenomeno davvero così complesso. Quindi grazie davvero anche per il supporto nei lavori in queste due giornate. E Jacob ci ha detto tante cose che sono poi la prova reale di cosa voglia dire integrazione. Lui è la prova reale di cosa voglia dire integrazione, non solo di un'integrazione bella, sana, che passa per un atto d'amore, per una scelta, per un matrimonio, ma per l'accoglienza di una famiglia che dall'oggi al domani si è trovata nelle situazioni in cui sono trovati i cittadini ucraini, ma situazioni nelle quali si sono trovati i cittadini del Burkina Faso, i cittadini della Sierra Leone, i cittadini del Mali, potrei continuare molto a lungo. E Jacob ha parlato della protezione temporanea, protezione temporanea che solo impropriamente chiamiamo protezione, perché è molto diversa dalle altre protezioni che hanno la veste di diritto soggettivo. Questa protezione è declinata come benefici concessi, quindi sono benefici concessi dallo Stato in via del tutto discrezionale, e la prova di ciò che è accaduto dal 2001 a oggi ce lo dimostra. È una protezione di natura collettiva, non è individuale, e nei considerando della direttiva è chiaramente spiegato: si attiva questa protezione perché i sistemi nazionali di diritto di asilo sono al collasso, è dichiarato nei considerando, ed è una protezione selettiva, è una protezione che, e uso il participio passato, ha già lasciato fuori non solo tutti i richiedenti protezione in Ucraina, prima parlavamo sono poche persone, 3.000 persone, IOM stima 3.000 persone, non sono poche. E poi lascia fuori delle fette enormi di persone irregolarmente, utilizziamo questo termine molto usato in Italia per descrivere e discriminare chi è regolare da chi è irregolare, è piaciuto molto in varie stagioni politiche,
questo aggettivo sull'irregolarità. Ecco, tutti gli irregolari in Ucraina stimati da IOM in un'analisi aggiornata al 2019 sono veramente moltissime persone, sono fuori da qualunque forma di protezione, perché la professoressa Favilli ci ricordava che le direttive segnano norme minime. Ovviamente ciascuno Stato membro è libero di ampliare le categorie di persone. Il nostro DPCM del 28 marzo non ha compiuto ovviamente tale passo in avanti, quindi abbiamo uno strumento che ci fa piacere essere stato attivato dal 2001 ad oggi solo una volta, e siamo felici che grazie a questo strumento si sia fatto quello che non si poteva non fare. Ovviamente c'è ancora e ci sarà ancora tantissimo da fare per tutte quelle persone che ahimè non rientrano in quelle categorie, quindi grazie anche a Yagub per avere utilizzato delle espressioni sul trattamento differenziato. La protezione internazionale, la protezione vera è per definizione, non solo perché lo dicono le direttive, la convenzione non subisce discriminazioni, non può subire trattamenti differenziati, non può subirlo, quindi ciascuno Stato membro dovrà assicurare che tale discriminazione non sia assicurata. Non ci sono cittadini o residenti in alcuni paesi che meritano un trattamento differenziato, questo non è possibile accettarlo. Ci spostiamo adesso su una frontiera diversa, e ci spostiamo su questa frontiera grazie a un avvocato che ci è venuto a trovare dalla Grecia, l'avvocato Giota Masuridou, che è avvocato segretario generale degli Avvocati Democratici Europei e coordinatore per la Grecia del network ECRE Elena, ha difeso e difende, e la ringraziamo per il suo tempo, ha difeso e difende persone che disperatamente tentano di proporre domande di asilo. Qui siamo proprio a persone che non possono domandare dinanzi alle corti nazionali ma anche sovranazionali, e ci racconta nella scelta. Giota ha dovuto fare una scelta perché ci poteva raccontare davvero, davvero tanto, e abbiamo scelto insieme un certo punto di analisi delle cose che ora ci dirà, con quello che Giota ha coniato con un termine che mi sembra estremamente efficace: procedural pushback. Cioè, lei ha definito questi movimenti ai quali lei assiste come respingimenti procedurali, e ha assolutamente colto la natura artefatta di accordi che chiamo impropriamente in questo modo, mutuando un concetto che non può assolutamente essere adatto a pratiche che sono al di fuori del mondo giuridico, che hanno una veste politica ibrida, ma che si traducono banalmente nella soppressione dei diritti fondamentali della persona. Lei assiste a quello che accade in Grecia, assiste a centinaia di persone che sono totalmente abbandonati a loro stessi senza alcun diritto, e con questo strano gioco dei ruoli tra Turchia e Grecia, e che continua ad andare avanti anche dopo la crisi di Evros nel marzo del 2020. A tutto questo assiste e a tutto questo prova ovviamente a porre rimedio con la sua attività quotidiana e con le riflessioni che oggi condividerà con noi, ringraziandola davvero di cuore, perché questa riflessione su questi paesi di transito sicuri o paesi sicuri, ricordiamoci che dobbiamo usare delle virgolette in neretto pesante quando parliamo di sicurezza di paesi, perché stiamo invertendo l'ordine logico. La sicurezza di un paese si accerta ex post, non la possiamo dare per presunta ex ante, è una totale inversione dell'ordine logico. Quindi anche per questo e per l'attenzione che pone a tutto questo la ringraziamo, e le cedo la parola. The floor is yours. Thank you. Hello to everybody. Thank you very much for inviting me in this conference. It's a pleasure and an honor to be here. Can we open the PowerPoint presentation? Okay. I have to say that here I will transfer the voices of a person that I failed to represent as a lawyer, because they were either pushed back when they crossed from Turkey to Greece and we didn't manage to keep them in Greek territory, either because their cases were rejected upon application of the EU-Turkey statement and the Greek authorities found that they have to return to Turkey. So how this thing works?
I don't know. I don't know too. Before, sorry. Can we do something? I think he's trying to solve it. Okay. So, we have two ways of pushbacks. I moved it also, I think. Yeah. Yes. Okay. So, we have the clear, obvious pushbacks that everybody knows, like the ones you see also in the Mediterranean Sea from the boats. But in Greece, it's even more barbarian, like we can imagine. I can give you accounts of persons that when they are arrested in Greece by Greek army or police personnel or whoever else is involved in this kind of border control, they just not only arrest them and they bring them in illegal detention, but they steal their belongings, mobiles, money, laptops, everything they carry with them. They even take out their clothes and they send them back naked. This is on an absolute humiliation level. You can call it torture clearly only with this act. They keep them for some days to some hours in unofficial or official detention centers, and then they put them back by force through the river of Evros in Turkey. According to many testimonies that have been confirmed yesterday by a report of Human Rights Watch as well, it seems that the Greek authorities are using for this process other asylum seekers as well. So, other foreigners are the ones who are doing all this to the newcomers in exchange of, I don't know what they say to them, normally they say that they will grant them documents. This can give us to other phases of history, that what humankind can do to the other humankind in order to save itself. And this is unacceptable when it comes under a state authority. One should never forget that in Evros, the Greek authorities are not alone. Frontex is permanently there, and they have full knowledge of what is happening, even with drones and special satellite systems that they use for border control. Why these evidence are not brought in the investigations when we put them? Because it's intentional to have lack of accountability. So, I don't have to say that this is an illegal act. Okay, we can proceed. Just to say that these pushbacks are happening in the land territory with Turkey. It's a small piece of Greece on the north. Also, it happens in the Aegean Sea. Also, it happens in the mainland of Greece. That means a person, we have cases of people in the west part of Greece. I don't know if you know the city of Igoumenitsa is the port that boats arrive to Italy as well. Even persons have been arrested in Igoumenitsa and transferred illegally all the way back and then were pushed back to Turkey. I have two cases of persons living legally in camps in the Greek territory, and suddenly on a police control on the streets, they were taken, and now one is in Turkey and the other was pushed back after Turkey back to Iraq. All these cases are very difficult to keep trace of the victims, to bring evidences of the victims and locate them in order to request justice for these crimes against these persons. So it's a clear mandate of enforced disappearances. We go to another level of state practices, and I think that by just naming it pushback, we devalue all the more specialized activities and crimes that are involved. I think that this is a well-known practice. And I think that from now on, it's a collective responsibility of all the European Union member states when they do not initiate action according to Article 7 and 2 of the Treaty of the European Union against Greece for such violations and crimes committed in EU
territory. So, you remember a famous case, an employee of Frontex, Afghan national, resident in Italy, holder of residence permit in Italy. He was with Frontex in Evros, and when he took the bus to go to Thessaloniki, at the stop of the bus, he was taken by the police, and he was also being pushed back to Turkey. Was this case famous here in Italy? No. Okay. Find out about this case, because it was made public. So even Frontex became a victim of this racistic that amounts to fascistic practices that have been applied. And I think that Italian parliamentarians should request full access to all this document, what happened to these persons, how they reacted, how they brought him back, and what account of investigation is being taken. It's a very good case that we can use to identify the pattern in this kind of cases. It's a recent also, it took place a few months ago. So let's speak now about what I call institutional pushbacks. What is this? These are more sophisticated pushbacks. It's like torture. You can have the traditional forms of torture, phalanx, the Palestinian hanging, but you can have more sophisticated torture like submarino and other kind of things that are equivalent and maybe they create even more suffering. Why? So this starts in 2016 with the EU-Turkey statement. This was not a Greek choice. It was imposed in Greece at that time with that government, and they accepted. They created the hotspots, and it's implemented by the Greek authorities together with EU institutions, that means the European Commission, and member states providing direct support, and of course EU agencies, that means the EASO, the European Asylum Support Office, now the European Union Agency for Asylum, and Frontex. They say, now that we listen about Ukraine, this thing will work, I don't know, okay, that Mariupol in Ukraine is the new Aleppo from Syria. And as I'm still suffering from trying to represent hundreds of Syrian asylum seekers arriving in EU territory after 2016, I will describe what was the treatment of Syrians coming from Aleppo and why it is hypocritical to say such kind of arguments. So, the EU-Turkey statement in its first phase that lasted until this summer in 2021 involved hotspot asylum and return procedures. That means we had all this that I explain are pure practices, there is no law. Okay, we go out of the sphere of law and we go to pure political implementations involved by lawyers, the administration, even judges. So, we have hotspot asylum and return procedures, that means only applicable to persons, to refugees that arrived in Greece from the water, the Aegean Sea. Only the Aegean Sea. If a boat was apprehended in Corfu, everything would be normal. If the boat is apprehended in the Aegean Sea, then the person is taken and brought to one of the five hotspots that operate in the five nice islands where we go for holidays. If a person arrived in Greece from the north borders, from the river in Evros, no hotspot procedures were taking place. Everything was normal. So if you were a Syrian and you were applying for asylum in Alexandroupolis in the north, you were granted immediately asylum. The same Syrian, if by mistake he was brought to Lesbos, he would stay in Lesbos and then he would be fined under a deportation to Turkey. Readmission is the legal word they use for that. This has created a clearly Kafkaesque situation where nobody knows, not even the refugees themselves, even me, I don't know, what is happening, what kind of bureaucratic mechanism has been established with all these persons involved.
Imagine that in the hotspot, in order to examine a person, one asylum application, it is involved Frontex making the first screening, EASO making the first interview and drafting an opinion, the asylum service, the reception service, and then the appeals authorities, who is not in the hotspot, it's in Athens, and consists of judges, administrative judges, who parallel to their duties in the court, they participate in an administrative body examining asylum applications, and then their rejection will be examined by the court where they serve. Just to give you, I will not go much to legal details. Okay, so in order to explain how a Syrian family from Aleppo found protection in Greece, and this is cynical what I say, I will use extracts of EASO itself. These are the standard operating procedures because, as I say, we have no laws. So everything is guided by the standard operating procedures of any of all these actors involved. This is the newest version when we had the first version of 2019, the same existing in 2016. So, according to EASO, who is an EU agency and should apply EU law, because we don't see this kind of things in EU law, there will be three types of interviews. One, only on admissibility, and this is only for Syrian nationals. Second, assessment of eligibility in the cases of applicants coming from low recognition rates. And then assessment of admissibility and eligibility of international protection of cases of applications of high recognition rate. In the category number three, we speak about Afghans, Iraqis, Iranians, all these kind of cases. These are the prior nationalities in Greek. In Greece, Syrians go to the first category. And on B, we have this kind of category that we say, okay, let's say that they have a very small recognition, like Pakistan, Maghreb countries, Bangladesh, and this kind of. So this is the system the European Commission with EASO, deriving directly from the EU, came to be imposed. Then here is how the EASO says that they will be examined. Admissibility, Syrians, they will be requested only why they left Turkey. Where is Aleppo? That is a new Mariupolis, I'm sorry. Okay, and where is the invasion of Turkey in Syria, because it had made three military operations? Nowhere to be seen. And if you go to an interview as a lawyer to fight for this, it's a whole battle. Okay, so eligibility interview. They give the guidelines, what the EASO case officer has to do. And then the merged interview, the others, that they will get recognized if we make a proper interview, the Afghans, the Iraqis, all these things. It has to be combined to have everything together in order to reject them quickly and then send them back to Turkey. This is applied in the hotspots, as I said. We are in the gray zone, the no-loss land that has been created. Many cases are pending even in the European Court of Human Rights, ages. The Greek courts have found everything legal. Okay, here then we have the readmission to Turkey. The Syrian from Aleppo is rejected because Turkey is found safe, perfect. The EU-Turkey statement says this. And someone who wrote a letter to the EU. So we are perfect here. The deportation takes place in the legal form of readmission. It has been explained yesterday that this kind of agreements are a kind of sorts of readmission agreements, let's call it, and is carried out by Frontex, and we pay it. It's paid by the EU budget. I am heavily taxed for myself, and I would like to know that on an EU level, when EU budget is involved, at least respect for human rights takes place. I don't accept in my name this money to be used like that. Needless to say that in Turkey, nobody knows what happens to these people. Nobody has access to them. Even the EU delegation doesn't have access to them. Okay, so let's go to the even more sophisticated pushbacks.
This started in 2021, in June, by the current government of Greece, who find this system perfect, applied from the previous government, and the support of the Europeans, perfect. What they did, they implemented, parallel to this policy, the sophisticated pushbacks, they implemented massive pushbacks, these barbarian pushbacks I said before. So now we have zero arrivals in Greece. Before it was the main entry into Europe, and now we are zero. Okay. So in June 2021, the Greek government designated officially, this is the first time we see it in a secondary legislative piece, Turkey as a safe third country for five nationalities this time. So they said, let's take this model and make it work even better. So Syrians, Afghanis, Somalis, Pakistanis and Bangladeshis, when they come from Turkey, they are rejected as inadmissible because Turkey is a safe third country for them. This is now not any longer applied to the five islands because the whole country has been transposed in a hotspot. So wherever you apply for asylum right now, if you are in these nationalities, you get rejected. Even to Afghans, that in June, when they voted, they passed this, they passed it through the form of a common ministerial decision from the Minister of Migration and the Minister of External Affairs. And they knew in June that the Taliban, the American army is leaving Afghanistan and soon the government will fall. They did it. And in November 2021, they renewed this designation, despite the fact that they saw that in Afghanistan what is happening right now. this thing does not... okay. this is applied despite the fact that since 2020, everybody remembers this crisis in the EU borders in March, that they were speaking about hybrid war, invasion with refugees and things like that. Since then, no readmission operation takes place back to Turkey. What is happening? We have a machinery producing rejected asylum applicants, thousands, and they remain stranded in all the camps around Greece, despite the fact that according to Article 38, paragraph 4 of the directive about the asylum procedures, when you apply the notion of the safe third country and the person is not accepted in the third country, then processes of examination in substance of the asylum application should take place immediately. Everybody forgot this paragraph. They liked the rest of this article. And the thousands of asylum seekers, the rejected ones, stay in camps without any right. They are not even entitled to food. This famous camp, the Moria 2, after the fire, this nice camp next to the water, the rejected asylum applicants there do not even receive food. And this was constructed with EU money again. Okay? So, and then, if you say, but listen, European Union law says that you have to examine me on substance. You should do it on your way by the administration. I will come to make a new asylum application. No. They didn't like this and they put a new obstacle. For every newer asylum application you have to make, you have to pay a fee of 100 euros per person. If you are a family of five, 500 euros. At the same time, as I say, you receive nothing and you are not entitled to work. So this is the model how they kill softly all the refugees that arrive in Greek territory. What we have to call and to do. First of all, nobody can manage to fight this alone. As I said, we are totally, we fail in everything. In everything we try to do. We have to implement stronger cooperations with more, with judges, with lawyers, with association to enhance in a cross-national level
in order to manage to make a critical analysis and description of what is happening. It's very quickly, until we manage to understand one method, they come with a new. the procedures are going very, very quick. We have to fight that the EU should end the cooperation with Turkey. Turkey is not a safe country. Our colleagues are in jail. Members of our union, the European Democratic Lawyers, are in jail, and many others face courts because of their profession and the exercise of their profession. And by no means, we have many, many proofs, I don't have to eat time now, Turkey is safe for refugees as well. Also, it's clear that when a situation like that is clear to everybody and nobody's doing something, we speak about collective responsibility about all states in this kind of situations. Also, we should put budget controls of the EU. There is this regulation, the conditionality regulation, that says that when you apply EU budget, you have to comply with the rule of law and respect human rights. So I think the budget that Greece takes for asylum and returns should be suspended because of all these violations. Parallel, Frontex and EASO should be in depth investigated and controlled. You see what is happening with Frontex. Now they suspended their budget as well, but this is limited, it's partial. We want full and in depth in both, because they are, when EU agencies come and violate, what then we expect from the states to do? Also, there should be no mutual recognition of Greek decisions by the other member states in the field of asylum and return, neither in the administrative level, neither in the judicial level. This principle that is in which the European Union has been established is breached, is under violation here. We cannot have no trust in such a system. And we all know that this was an experiment. The new pact on asylum that they try to implement is the effective model of this hotspot approach. We should follow the details, we should not take and accept that there are safeguards inside, and parliamentarians should act in order not to pass this on an EU level, because this will clearly breach any concept of a rule of law. Also, what more can we do? There are currently Afghans trying to escape from Afghanistan. Many countries made evacuation lists and brought Afghans to EU territories. Some, they did it for the Afghans that supported their army. Others did it on a way that they learned to bring some high prominent people. We receive information every day from Afghans being in Afghanistan or neighbor countries. So I would like to share with you, because it's a conference organized by judges, that there is one of your colleagues who escaped from Afghanistan, and before she was persecuting those that have now the control of the country. This judge needs to be protected immediately. So I think you should refer this case to the Italian government to apply immediately a humanitarian visa and bring this family of this judge to Italy, because it's unacceptable when we know that all these West states supported Afghanistan, they put people to take positions and try to establish a system, now to let them under imminent threat of their lives. Thank you very much. Ecco, ora, dopo le parole di Giota, diventa ovviamente tutto piuttosto complesso, perché Giota ci ha svelato come, cambiando nome alle cose, si compiono sempre e continuamente le stesse azioni. Quindi noi abbiamo cambiato livello istituzionale, però siamo rimasti assolutamente
nello stesso campo, siamo rimasti nella stessa situazione di detenzione, siamo rimasti nella stessa situazione di assenza di diritti, nelle varie fasi diverse, con vari nomi diversi, e questo succede spesso. Noi spesso cambiamo nome alle parole e attraverso questo cambiamento di nome pensiamo che possano cambiare anche i fatti, ovviamente così non è. E nelle parole di Giota abbiamo ritrovato il diritto, quello più immanente, quello che sempre invece viene calpestato nei racconti dei vestiti. Immaginiamo cosa succedesse a noi se questa mattina soltanto a noi che siamo qui ci chiedessero di fare quello che Giota ha visto fare molte volte, no? Si calpesterebbe quello che è il nostro diritto alla dignità, che è quel diritto che è così scontato, che spesso non è scritto perché è l'immanenza degli altri diritti. E poi ci ha proprio consegnato una parola che consegneremo alla tavola rotonda politica tra poco. Sono due parole semplici: la responsabilità collettiva degli stati, la responsabilità delle scelte politiche che in nome e con il logo dell'Unione Europea vengono compiute. Quindi alle persone che poi siederanno a questo tavolo consegneremo questa richiesta di assunzione di responsabilità. Questo è molto comune spesso anche alla magistratura, si parla sempre di diritti, si parla poi spesso di poco spesso di doveri e di conseguenze alla violazione di questi doveri, e quindi quando c'è l'assunzione di responsabilità c'è poi la conseguenza. Quindi grazie per averci ricordato anche tutto questo. E passiamo adesso e concludiamo questa prima fase delle testimonianze. Sono molto contenta di passare la parola ad Ilaria. Ilaria, nonostante la sua giovanissima età, è una grandissima esperta di diritto di asilo e di protezione internazionale. Ha iniziato il suo cammino lavorando presso un'organizzazione non governativa a Londra che si occupava di assistenza legale alle vittime della tortura. Ecco, non so immaginare cosa abbia visto in questa sua prima esperienza. E poi ha continuato ad occuparsi di diritto d'asilo e di protezione internazionale, lo ha fatto con l'UNHCR a Ginevra, lo ha fatto egregiamente. Io ho avuto il privilegio di lavorare con lei a Milano come in un progetto con l'Agenzia dell'Unione Europea del diritto di asilo, che ha supportato i tribunali italiani facendo fare dei balzi in avanti alla qualità della giurisdizione grazie a un supporto straordinario di competenze e di approccio multidisciplinare, perché ovviamente i giudici non hanno assolutamente alcuna chance di farcela da soli. Quindi molte dei piccoli avanzamenti della giurisprudenza sono dovute alla qualità elevatissima di questi ricercatori che ci hanno supportato e ancora ci supportano. E adesso ha un osservatorio ancora più privilegiato. A Ilaria piacciono i posti facili, e infatti in questo momento è da 6 mesi lavora a Cipro e raccoglie le interviste dei migranti e passa tutte le sue giornate nei campi che poi ora noi possiamo declinare in vario modo. Anche solo chiamarli detenzione amministrativa sarebbe già più che sufficiente. E quindi nelle immagini e nelle testimonianze che lei ha raccolto ci farà capire un pochino meglio queste caratteristiche del percorso migratorio a Cipro e questi strani, torniamo a parlare, accordi, questi strani meccanismi che si pongono in essere con la Turchia. Quindi grazie ancora e le lascio la parola. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie mille a Martina per l'introduzione e grazie anche per l'opportunità di fornire alcune informazioni su una realtà migratoria che è meno conosciuta rispetto ad altre rotte e ad altri paesi di destinazione europei di cui abbiamo parlato in questi giorni, che è appunto la realtà di Cipro. E come sapete, l'isola di Cipro rappresenta il confine più orientale dell'Unione Europea ed è da sempre un crocevia di migrazioni e di viaggi che dall'Asia e dall'Africa portano verso l'Europa. E ad oggi rappresenta comunque un paese che si trova in una posizione estremamente rilevante dal punto di vista geopolitico. Si trova infatti a poche centinaia di chilometri dalle coste libanesi e siriane e si trova proprio al di sotto della costa meridionale della Turchia. È un'isola particolare anche perché ormai da alcuni decenni è suddivisa in due parti. C'è la parte sud dell'isola, che è la porzione più ampia di territorio, dove vive la comunità di origine cipriota di origine greca,
e c'è invece tutta la parte nord, che è proprio la fascia più settentrionale dell'isola, che dal 1974 è, che nel 1974 in realtà è stata occupata militarmente dalla Turchia, che intervenne, per così dire, in difesa della comunità invece cipriota di origine turca, che rappresentava, ma rappresenta tuttora, una minoranza sul territorio. Quindi la parte sud dell'isola è governata dalla Repubblica di Cipro, che è uno Stato membro dell'Unione Europea dal 2004, mentre la parte nord è un territorio controllato di fatto da un governo che si autodefinisce Repubblica Turca di Cipro Nord, ma che in realtà non è riconosciuto da alcuno Stato a livello internazionale, se non dalla Turchia, e con la Turchia questo territorio ha stretto e stringe tuttora una serie di accordi politici, amministrativi, insomma, che creano un legame molto forte fra la Turchia e questo territorio. E queste due parti di isola sono separate dalla cosiddetta Green Line o Buffer Zone, che è un territorio cuscinetto che venne creato proprio dopo la divisione dell'isola per limitare e cercare di evitare eventuali nuovi scontri fra le due parti. È un territorio controllato da una missione permanente delle Nazioni Unite e che attraversa proprio l'isola da un'estremità all'altra, lunga all'incirca 180 chilometri. E questo inquadramento geografico che vi ho dato, sono sicura che la maggior parte di voi forse conoscerà già questa realtà, però è un inquadramento molto utile ai fini della comprensione del fenomeno migratorio di Cipro. E proprio per il fatto che si tratti di un'isola e anche per la posizione strategica che ricopre, così vicina alle coste medio orientali e anche non lontana dalle coste egiziane, forse saremmo portati a pensare che la maggior parte degli arrivi avvenga via mare, insomma attraverso il Mar Mediterraneo. In realtà non è così, perché la maggior parte degli arrivi a Cipro avviene invece per via terra, quindi attraverso il superamento di questa Green Line, di questa zona cuscinetto di cui vi ho parlato poco fa, e sono quindi tutti migranti che arrivano dopo essere transitati nella parte nord dell'isola, quindi in questo territorio occupato che Cipro definisce a tutti gli effetti territorio occupato e non riconosce. E questi migranti sono in possesso di un visto che viene rilasciato proprio dalle autorità di Cipro Nord, e sulla base di quello che vi dicevo poco fa a proposito del fatto che sia un governo di fatto non riconosciuto e che opera sostanzialmente sotto le direttive della Turchia, possiamo capire come anche in questo caso la Turchia giochi un ruolo fondamentale nell'evoluzione del fenomeno migratorio verso Cipro. E questa rotta rende attualmente Cipro il paese dell'Unione Europea con il più alto numero di domande d'asilo per abitante. Nel solo anno scorso, nel 2021, sono state registrate oltre 13.770 domande d'asilo a fronte di una popolazione di all'incirca un milione e mezzo di persone. È una rotta migratoria che ha delle peculiarità rispetto ad altre rotte. La prima parte del viaggio, vi dicevo, avviene in modo generalmente sicuro, perché i migranti partono dal paese d'origine e viaggiano tramite aereo, fanno uno scalo quasi tutti ad Istanbul e poi arrivano nell'aeroporto di Erçan, che si trova appunto nella parte di territorio occupata al nord, e sono in possesso di un regolare visto d'ingresso, che tendenzialmente è di lavoro o di studio, rilasciato proprio dalle autorità
e di Cipro Nord. Sono generalmente richiedenti asilo che viaggiano soli e che hanno ottenuto questi visti d'ingresso rivolgendosi a degli agenti che si trovano nel paese d'origine. Ovviamente hanno pagato una somma di denaro a questi agenti che hanno organizzato il viaggio in tutte le fasi logistiche a livello di trasporto e poi anche a livello di documenti. E una volta arrivati a Cipro Nord, le esperienze dei migranti si diversificano molto, ciascuno ha la propria esperienza e anche i tempi di permanenza a Cipro Nord variano molto da un migrante all'altro. E, per esempio, ci sono alcuni di loro, per alcuni di loro l'accordo fatto con l'agente nel paese d'origine prevede la possibilità di un effettivo lavoro a Cipro Nord. E quindi qualcuno li attende all'aeroporto e li inserisce, diciamo, in queste realtà lavorative, soprattutto nell'ambito dell'edilizia e dell'agricoltura, che però purtroppo sono molto spesso situazioni lavorative prive che si svolgono in mancanza di tutela dei diritti lavorativi fondamentali. E per alcuni di loro invece il lavoro che era stato promesso dalla gente alla partenza in realtà poi si scopre non esistere. Ci sono, vi dicevo, anche alcuni migranti che entrano con un visto di studio, ma poi le possibilità concrete di studiare a Cipro Nord sono molto poche, per lo più per il fatto che vengono richieste ulteriori somme di denaro una volta arrivati sul territorio di Cipro Nord. E, invece ci sono poi alcuni migranti che utilizzano questo visto solo strumentalmente per andarsene dal paese d'origine, quindi non hanno alcun interesse certamente a restare a Cipro Nord, tenendo in considerazione il fatto che è un territorio nel quale non si può avanzare domanda di protezione internazionale, quindi la loro permanenza è strumentale solo per l'ingresso nella Repubblica di Cipro. La seconda parte del viaggio, quindi vi dicevo questo attraversamento della linea di confine tra i due territori, avviene invece questa volta in modo irregolare e i migranti si rivolgono a questi trafficanti. Ancora una volta pagano una somma di denaro, i trafficanti li portano in prossimità della Green Line e danno loro informazioni su come attraversarla e raggiungere poi il territorio di Cipro, sud di Cipro e fare ingresso nell'Unione Europea. Accennavo prima ad alcuni numeri del fenomeno migratorio a Cipro. Negli ultimi anni il numero delle domande è aumentato in maniera considerevole. E secondo i dati del servizio cipriota d'asilo, vi leggo i numeri degli ultimi anni, dal 2018 in poi. 2018 sono state registrate 7.760 domande, e nel 2019 oltre 13.250, sono poi diminuite a 7.094 nel 2020 per le ragioni che conosciamo a causa della pandemia e sono state oltre 13.700 nel 2021. Lo stesso trend di crescita, diciamo così, è evidente anche per l'anno in corso, perché se prendiamo come riferimento i primi 5 mesi dell'anno del 2021, quindi lo scorso anno sono state registrate l'anno scorso 3.400 domande, mentre ora solo nei primi tre mesi del 2022 le domande sono oltre 4.500, quindi lo stesso trend di crescita si conferma anche per quest'anno. Quindi da un lato potremmo dire che la migrazione verso Cipro rappresenta un fenomeno più recente rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea e questo spiega anche il fatto che non sia un paese di cui, a proposito del quale si hanno molte informazioni. Per esempio non ci sono ricerche, non ci sono studi o comunque sono molto limitati su ciò che avviene ai migranti una volta terminata la loro procedura d'asilo, sia che venga loro riconosciuta una forma di protezione internazionale, sia invece che la loro domanda venga rigettata. Quindi da un lato un fenomeno recente, dall'altro lato però un fenomeno che,
che dà indicazione di una tendenza ben precisa in crescita progressiva e soprattutto con modalità di migrazione che si fanno sempre più definite nel corso degli ultimi anni. E come risponde il governo di Cipro a questa crescita costante? Io ho provato a raccogliere una serie di misure, discussioni politiche e strategie che sono state adottate nel corso degli ultimi 2 anni a Cipro e direi che da un lato Cipro tratta il fenomeno della migrazione in primo luogo con un approccio in qualche modo emergenziale, quindi attivando delle risposte e delle misure che sono carenti di progettualità a medio-lungo termine, ma che invece mirano a un contenimento immediato delle domande d'asilo. E, per esempio, nel corso del 2021, prima a maggio, il Ministro dell'Interno ha dichiarato lo stato di emergenza di fronte all'imponenza del fenomeno migratorio e nel mese di novembre, invece, pochi mesi fa, Cipro ha avanzato richiesta alla Commissione europea di attivazione dell'articolo 78,3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, che prevede che il Consiglio, su proposta della Commissione, acconsenta ad attivare delle misure a beneficio dei paesi dell'Unione Europea interessati da improvvisi e inaspettati flussi di migranti. E in particolar modo Cipro ha avanzato una proposta ben precisa, ossia ha fatto domanda di una sospensione in toto delle domande d'asilo finché la situazione non fosse tornata alla normalità. Però è evidente che un taglio netto di questo tipo, come quello ipotizzato da Cipro a novembre, non sia una risposta insomma, adeguata a questa progressione di numeri che ho citato poco fa. E un altro esempio di questo approccio emergenziale al fenomeno dell'immigrazione è la gestione dell'accoglienza. Anticipava prima Martina il fatto che i migranti a Cipro sono ospitati solo all'interno di campi fatti da container e tende. E in particolar modo a partire dal 2019 tutte le persone che entrano a Cipro in maniera irregolare e che non possono fornire un indirizzo privato, per esempio tramite conoscenti o tramite familiari o membri della comunità del paese d'origine, tutti coloro che non possono fornire l'indirizzo vengono indirizzati al campo di accoglienza di Purnara, che si trova alle porte di Nicosia. Ed è un centro che è nato inizialmente solo come centro di registrazione ed esame della domanda, si è però trasformato in un centro di accoglienza a tutti gli effetti, quindi tutte le fasi dell'iter di esame della domanda vengono svolte all'interno del campo. Da mesi ormai il campo ha superato la sua capienza massima e anche qua vi do dei numeri secondo dei dati molto, molto aggiornati che risalgono alla fine del mese di marzo, quindi pochi giorni fa. Il numero di persone attualmente ospitate a Purnara è di 3.000, mentre il campo potrebbe ospitare al massimo 1.000 persone, quindi 2.000 persone in più di quelle che potrebbero essere accolte lì. Quindi la mancanza di una strategia di accoglienza ben definita è un altro indicatore di una gestione emergenziale del fenomeno. La seconda caratteristica di questa risposta cipriota al fenomeno migratorio potrebbe essere definita in qualche modo restrittiva e difensiva dei confini. Ed è anche questa una tendenza che è molto visibile ed emerge da alcune caratteristiche della procedura d'asilo e da alcune misure che sono sempre state adottate dal governo negli ultimi 2 anni. E vi porto anche in questo caso degli esempi. Il primo punto sul quale vorrei citare è la durata dei permessi di soggiorno per i beneficiari di protezione internazionale. Sappiamo che in Italia
per entrambe le forme di protezione vengono rilasciati dei permessi di soggiorno della validità di 5 anni. A Cipro non è così. Per coloro che vengono riconosciuti rifugiati il permesso di soggiorno dura 3 anni, mentre per i beneficiari di protezione sussidiaria il permesso dura solo 1 anno, quindi poi la domanda dovrà essere nuovamente riesaminata l'anno successivo. Un'altra caratteristica è il basso tasso di riconoscimenti. Anche qua, secondo i dati del Cypriot Asylum Service, nel 2021 il tasso di riconoscimento di protezione e il tasso di riconoscimento dello status di rifugiato è stato pari al 2,38%, mentre per quanto riguarda la protezione sussidiaria il 16,2%. E la quasi totalità dei riconoscimenti di protezione sussidiaria è attribuita ai siriani. Ci sono stati solo 5 cittadini della Repubblica Democratica del Congo a cui è stata riconosciuta la protezione sussidiaria e 32 cittadini somali, nonostante Repubblica Democratica del Congo e Somalia rappresentino rispettivamente la seconda e la settima nazionalità con i numeri più alti di richiedenti asilo a Cipro. Vi faccio l'esempio di un'altra nazionalità, il Camerun. Ci sono numeri molto alti di richiedenti provenienti dal Camerun, molti dei quali dalla parte anglofona del paese, che è caratterizzata ormai da anni da un conflitto fra il governo e i ribelli indipendentisti. Il tasso di riconoscimenti della protezione sussidiaria per i cittadini camerunensi è pari a 0, quindi non c'è stato alcun riconoscimento di camerunensi lo scorso anno. E questi numeri sono quindi indicativi di un approccio che è particolarmente restrittivo anche quando si tratta di valutare la presenza di un conflitto armato nei paesi d'origine, che porta appunto spesso a un esito negativo. E un altro aspetto della politica difensiva, abbiamo parlato a lungo sia ieri sia questa mattina nei precedenti interventi del concetto di paese sicuro. E al momento la lista dei paesi sicuri di Cipro include 29 paesi, l'ultimo aggiornamento risale al maggio del 2021. Sappiamo che la designazione dei paesi sicuri d'origine porta poi all'attivazione di una procedura accelerata con dei tempi e delle garanzie più limitati rispetto alla procedura ordinaria. Al momento non si è registrato un aumento delle procedure accelerate per ragioni amministrative interne al sistema d'asilo cipriota. E in ogni caso la lista contiene dei paesi come il Pakistan, come la Nigeria, paesi che presentano delle situazioni di sicurezza molto, molto diverse, molto eterogenee al loro interno. Quindi l'eventuale attivazione delle procedure nei confronti dei cittadini di questi 29 paesi porterebbe a esaminare con un approccio particolarmente restrittivo delle realtà appunto che presentano delle situazioni di sicurezza molto, molto problematiche. E un ultimo punto che vorrei toccare riguarda in maniera molto più specifica il tema dell'accesso alla frontiera dell'Unione Europea, e mi permette anche di richiamare le considerazioni che facevo inizialmente sull'attraversamento della Green Line. Sono state adottate e discusse e adottate nel corso del 2021 due misure specifiche per controllare l'accesso dei migranti attraverso la Green Line. La prima, nel marzo 2021, lungo tutta la linea di confine è stato posto del filo spinato allo scopo di limitare gli ingressi via terra. Naturalmente questa decisione è stata accolta da molte parti in termini molto critici, perché da un lato affronta il problema migratorio attraverso il ricorso alle barriere, che è un approccio comune anche ad altri paesi dell'Unione Europea di cui anche abbiamo parlato ieri, e anche in secondo luogo perché implica un'ulteriore azione di delimitazione di confini in un territorio che è particolarmente già interessato
da esempi di muri, recinzioni e zone che sono controllate militarmente. E la seconda misura invece risale al mese di novembre, quando è stato raggiunto un accordo fra Cipro e Israele per la costruzione di un sistema di sorveglianza lungo tutta la linea di confine, che permetterebbe di tenere maggiormente controllati i punti di maggior accesso al territorio di Cipro. Sono due misure simboliche, una delle quali tra l'altro la seconda non ancora adottata, decisa ma non concretamente realizzata, ma a mio parere mandano un chiaro segnale del modo in cui Cipro ha intenzione di affrontare e gestire il fenomeno migratorio dei prossimi anni. E concludo con due ultime considerazioni. Da un lato direi che la situazione attuale di Cipro si caratterizza per il ruolo che la Turchia gioca nelle vicende migratorie di questo paese. La Turchia che da un lato stringe accordi con l'Unione Europea, di cui abbiamo parlato a fondo poco fa, per riprendere in carico i migranti che raggiungono le isole greche, e dall'altro lato, in una sorta di circolo, promuove e facilita il rientro dei migranti attraverso Cipro Nord. E dall'altro lato il fatto che Cipro risponda a queste azioni, da un lato accusando la Turchia e poi adottando un approccio che mira alla difesa dei propri confini, quindi manca di strategie più a lungo termine, l'accoglienza non è un tema sul quale si ragiona in maniera mirata e strutturata, e adottando un approccio sempre più stringente all'esame delle domande. Quindi questa situazione certamente si ripercuote in prima persona sui migranti e con tutte le conseguenze che ne derivano per la loro possibilità di accedere, di un esercizio effettivo del loro diritto d'asilo. Grazie mille ad Ilaria, grazie per averci fatto conoscere meglio questa realtà che ci dimostra ulteriormente come dovrebbe essere indifferente arrivare in un posto e domandare asilo, e così non è. Non è per tante ragioni, non è per le condizioni in cui si esercita questo diritto, per il tempo in cui questo diritto potrà essere mantenuto, visto quanto è diverso la durata del permesso, e per tutto quello che Ilaria ci ha raccontato, quindi grazie, grazie di cuore. Adesso noi ci fermiamo per un attimo e sistemiamo qui anche il tavolo in vista di quello che poi sarà il momento conclusivo, anche perché i testimoni hanno detto tutto quello che potevano dire. Adesso necessariamente spetterà a chi ha poi la responsabilità politica di compiere determinate scelte dare delle risposte che siano coerenti con i principi assoluti, per esempio il principio di non refoulement, che il principio è assoluto, non bisogna essere un fine giurista per comprendere che non soffre eccezioni, e sentire quindi la politica che tipo di risposte darà a tutte le domande che abbiamo posto in questi due giorni. Quindi ci vediamo tra una decina di minuti, grazie. Allora, ancora buongiorno a tutti, riprendiamo i lavori, la parte finale dei lavori di questa mattina. E il mio compito questo è soltanto quello di porre una domanda che, come ci dicevamo prima, è una delle domande emerse da queste due giornate di lavori, ed è una domanda che il cittadino dell'Unione, che il cittadino di un paese terzo, che un cittadino di un paese cosiddetto sicuro, consegna alla politica, ed è una domanda che nasce dalle riflessioni che abbiamo fatto questi giorni. Ci siamo seduti intorno a tavolo e tutti noi abbiamo capito quello che già un po' avevamo studiato, cioè il diritto di asilo è un diritto che ha una dimensione aterritoriale ed è un diritto che comprende il diritto di accesso ad un territorio per domandare ed invocare tale diritto. E la risposta degli operatori del diritto è una risposta molto chiara. È una risposta di chi legge un principio assoluto, che è quel principio di non refoulement, e che ritiene che il principio di non refoulement non possa che consentire
l'accesso per invocare la protezione. Nelle parole dell'avvocato Masuridu prima abbiamo sentito il riferimento ad un giovane pubblico ministero di 29 anni, afghano perseguitato dai talebani, che vorrebbe soltanto domandare se essere perseguitato dai talebani nel proprio paese sia una ragione e possa essere considerato un atto persecutorio. Lei non riesce ad arrivare, non riesce a chiedere se questo è un diritto che può essere riconosciuto. Quindi, e abbiamo anche sentito la professoressa Favilli, il professor Morozzo Della Rocca, il professor Benvenuti, ci hanno aiutato a comprendere meglio le politiche che si stanno ponendo in atto e la scelta politica in che direzione sta andando. Abbiamo riflettuto a lungo sul caso del Niger. Ecco, tutto questo ci obbliga e ci impone una domanda, la domanda che poniamo alla politica e alle istituzioni che lavorano da tanto tempo, come IOM e come UNHCR, è: che cosa fa, che cosa pensa di fare la politica assumendosi una responsabilità collettiva delle proprie scelte per consentire e rendere effettivo il diritto di asilo nella sua componente iniziale, nella primissima componente dell'accesso? Si suggeriva, attraverso magari un lavoro diverso sui visti oppure attraverso soluzioni che siamo davvero bisognosi di conoscere, che soltanto voi potete darci. Grazie. Sì. Buongiorno a tutti, scusate il mal di gola che di questi tempi ci accompagna un pochino. Dico qualche parola per presentare i nostri ospiti. Io sono Vincenzo Spagnolo, sono un giornalista di Avvenire, vengo qui, diciamo, a sostituire un po' indegnamente il mio direttore, che era stato invitato, Marco Tarquinio, ma che in questi giorni gli si accavallano un sacco di cose da fare, come un po' noi tutti, con la questione delle pagine impegnate sul conflitto in Ucraina. E appunto mi occupo da un po' di anni di questioni migratorie, insieme ad altre questioni faccio il corrispondente dal Parlamento italiano, e alcune delle persone che sono a questo tavolo l'ho incontrate appunto in veste di parlamentari. E a fianco a me c'è Mario Marazziti, già dirigente RAI, già parlamentare, comunità di Sant'Egidio. Alla mia sinistra Maria Arena, che ho conosciuto invece oggi, che è presidente della sottocommissione diritti umani del Parlamento europeo e ha un trascorso anche di ministro anche nel suo paese, in Belgio. Al tavolo nell'angolo c'è Riccardo Clerici del UNHCR. Mi sono annotato una cosa, Senior Government Liaison Officer, ma poi ce lo dice lei cosa fa. Sì, siamo specializzati a non farci capire. Sì. No, mi occupo di affari politici e relazioni esterne. Bene. E poi c'è Flavio Di Giacomo qui dall'altro lato, che è dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni. E credo collegati, che siano collegati, ma non lo so, non li vedo e quindi non so dirvi, Emma Bonino, già ministro degli esteri e molte altre cose, non è difficile presentarla in due frasette, diciamo così, e Matteo Mauri, che è stato tra le parlamentare del Partito Democratico, è stato tra le altre cose, Emma Bonino senatrice attualmente, è stato tra le altre cose vice ministro dell'interno, e se avessi tempo gli chiederei com'è stata la convivenza col ministro dell'interno di cui è stato, insomma, sottosegretario, però questo poi magari vediamo. E allora, mi dispiace non aver, per questioni di lavoro, presenziato ai lavori di prima, perché avrei sicuramente avuto molti spunti e cose interessanti anche per me per capirle. La cosa che mi sembra è la domanda che interpella questo tavolo, no? Quali soluzioni politiche per garantire l'accesso all'asilo e quale rimedio effettivo contro i respingimenti in questi giorni è quanto mai più viva, perché diciamo, mentre milioni di persone, 4 milioni e più, sono già fuggiti dal loro paese perché invaso dalla Russia e perché sotto i bombardamenti e per tutte le cose che stiamo vedendo, continuano ad arrivare le persone che lungo tutte le frontiere dell'Unione Europea, dove più e dove meno, le persone che costantemente da anni rappresentano il flusso migratorio di persone in fuga da conflitti, parimenti oppure da situazioni di crisi umanitaria, eccetera.
E queste persone, ieri ho trascorso una giornata interessante con Dunja Mijatović, che è il commissario del Consiglio d'Europa per i diritti umani, e ha appena mandato ai governi una raccomandazione in cui chiede, rappresenta, mette in fila tutti i respingimenti fatti negli ultimi 3 anni, che sono decine di migliaia, paese per paese, compresa l'Italia, che ne ha, diciamo, a cui addossa delle responsabilità, e chiede di smetterla, perché dice non è possibile che paradossalmente, mentre adesso accogliamo a braccia aperte come giusto chi sta fuggendo dall'Ucraina, continuiamo a respingere in maniera illegale, perché si tratta di respingimenti illegali. Quindi il rimedio effettivo sta nelle volontà di chi, almeno dal mio punto di vista, di chi poi non dovrebbe attuare queste cose, e continua a respingere le persone materialmente, con modalità brutali, descrive lei nella sua relazione, con violazioni addirittura calpestando i più elementari diritti umani, umiliando e degradando le persone. Donne, uomini e bambini, come anche quelli che vengono via dall'Ucraina. Lungi da me fare un paragone. Non si paragonano le persone, si paragonano le situazioni, le persone scappano tutte vanno tutelate, però effettivamente c'è un problema. Io avrei qui un ordine e partirei da Maria Arena e intanto le chiederei, c'è sempre l'imputato di tutte, negli ultimi più 20 anni, l'imputato di tutte queste situazioni è sempre questo benedetto regolamento di Dublino, ormai obsoleto, qualche volta modificato, la Commissione si è insediata, la nuova Commissione europea, proponendo un nuovo patto per l'asilo e le migrazioni, però siamo di nuovo qui a discutere delle stesse cose e sempre succede. Perché non è possibile scardinare questo meccanismo e perché adesso che c'è una direttiva che rivive, questa del 2001, non si può utilizzare come leva? Grazie. Grazie mille per l'invito, primo. Parlo in italiano, però l'italiano non è la mia lingua, sono di origine italiano, però la lingua è il francese, quindi scusatemi se l'italiano non è così approssimativo come si dice in francese. Allora, la prima cosa, sì, è vero che il processo di Dublino è una cosa che dobbiamo cambiare, però Dublino è una parte della legislazione che abbiamo e non è l'unica. E devo dire che quello che caratterizza la politica migratoria europea, penso, e lo dico veramente direttamente, è una forma di ipocrisia. Ipocrisia perché abbiamo firmato tutti gli accordi internazionali, la Convenzione di Genève, gli accordi internazionali sulla protezione, sui diritti umani, quelle sono quelle che abbiamo, a quelle che abbiamo aderito come Unione Europea e anche come paesi, stati membri, e allo stesso tempo non rispettiamo questi accordi con diversi, non legge, però la maniera come si fa e come si seguono queste leggi delle paesi che veramente non rispetta gli accordi internazionali che abbiamo fatto. E peggio di quello, abbiamo firmato diversi accordi bilaterali con quelli paesi per essere sicuri di non rispettare questa legge. E quindi è veramente una forma di schizofrenia, ipocrisia, che viviamo adesso in Europa. Prendo le diversi esempi di meccanismi che non permettono di rispettare la legge internazionale. Il primo sono gli accordi bilaterali che abbiamo fatto, come gli accordi Libia, gli accordi Turchia e altri accordi. Secondo, per esempio, gli accordi commerciali che abbiamo con i paesi terzi. Dentro di questi accordi commerciali ci sono le condizionalità per il ritorno delle persone o per mantenere queste persone nelle loro loro paesi. Ci sono anche, per esempio, il fondo fiduciario che abbiamo messo per le emergenze in Africa. Di questo fondo fiduciario c'è la richiesta, per esempio in Niger, di mantenere le popolazioni dentro del paese, le popolazioni del paese, però anche le popolazioni di transito che sono in Africa. E quindi tutti questi meccanismi sono lì per impedire la richiesta in Europa per questi profughi. E il secondo meccanismo che viene a rafforzare quello è la protezione dei confini europei. E quindi Frontex che abbiamo messo e che abbiamo veramente
aumentato nel bilancio europeo, per esempio, è anche un meccanismo che impedisce le persone di entrare sul territorio europeo. E quindi Dublino è una parte di questo, ma non è l'unica maniera di evitare la migrazione in Europa. Dublino non evita l'immigrazione europea. Quello che dice Dublino è quando la persona entra in Europa lo dobbiamo mantenere sul territorio del paese d'entrata. E quindi, e quando è entrato? È una difficoltà perché allora su, per esempio, le 21 milioni di persone che dobbiamo gestire, sono quasi tutti delle paesi d'entrata come l'Italia, l'Espagna, la Grecia, e quindi è difficile perché non c'è una solidarietà fra le paesi membri. E io penso che con 500 milioni di persone in Europa, gestire 20 milioni di profughi non è un problema. E si vede, in 2 settimane abbiamo avuto la possibilità di accogliere più di 2,5 milioni di ucraini, così si dice ucraini, in 2 settimane. E quindi abbiamo deciso, in inglese si dice quando c'è la volontà, c'è il cammino. E quindi quello che si deve fare è avere questa volontà politica di assumere le esigenze internazionali che abbiamo preso a livello internazionale e nazionale. Il patto migratorio che è stato messo sul tavolo della Commissione europea per me non è una maniera di gestire la migrazione. Per esempio su Dublino dicono del patto migratorio che Dublino non esiste più. Non è vero, infatti è peggiorato del patto migratorio, perché adesso un profugo che entra in Europa, dopo 6 mesi, un anno, si non è picchiato, ha la possibilità di muoversi perché non è più della registrazione del paese d'entrata. Nel patto che è stato posto della Commissione, non è più 6 mesi, un anno, è 3 anni. Vuol dire che una persona non si deve nascondere non per 6 mesi o un anno, si deve nascondere per 3 anni. Ma sappiamo cosa vuol dire essere nascosto? Sappiamo cosa vuol dire non avere diritti per 3 anni? È una cosa... Veramente io non capisco come possiamo chiedere quello alle persone. È l'illegalità, è essere delle mani delle traffiche, tutte queste cose che sono veramente danneggiose per le persone. E quindi la seconda cosa del patto migratorio che è stato posto, la chiamano solidarietà fra gli stati membri. Infatti non è una solidarietà. Cosa hanno proposto agli stati membri? È le paesi che non vogliono accogliere i profughi hanno la possibilità di espellere le profughi. E quindi le paesi di estrema destra politicamente, io sono politica e quindi parlo sinceramente, non dire che le paesi di destra... Questa in Italia è una grande novità, io sono politica, parlo sinceramente. No, sì. E quindi le paesi di estrema destra che non vogliono politicamente i profughi, cosa fanno? La solidarietà è, ok, mandateli da me e io le espello. Quella è la solidarietà europea? Per me la solidarietà è l'accoglienza, è il trattamento di queste persone, dei loro diritti, non dare la possibilità a questi paesi di fare la politica di estrema destra. E quello è veramente sbagliato, la proposta che è stata fatta dalla Commissione europea. E concludo. Quando c'è questo discorso ipocrita sulla politica estera, io sono stata ministro dell'accoglienza dei profughi in Belgio. E sapete che in Belgio, non so il sistema qui in Italia, però in Belgio abbiamo sempre un governo che è un governo di alleanza,
con diversi partiti politici perché è un paese un po' complesso. E quindi abbiamo sempre un governo di sinistra con la destra, sempre. Anche noi adesso. Sì. È stato molto difficile per me, di sinistra, di chiedere le mezzi per fare l'accoglienza di queste persone. E quindi ho detto alle organizzazioni di profughi, andate in giustizia contro di me, come ministro, perché non sono in capacità di assumere le posizioni legali del Belgio e quindi dovete andare in giustizia. L'hanno fatto, sono andati in giustizia contro di me e hanno vinto, e con questo ho potuto aumentare i diritti, perché la decisione non è una decisione individuale del governo, è una decisione collettiva. E quindi è stato il governo belga che ha perso contro i diritti delle persone, e quindi abbiamo dovuto pagare alle profughi i diritti che loro dovevano avere. E quindi quando le politici, o perché non hanno voglia di farlo, di rispettare la legge, o perché non lo possono, perché sono in alleanza con altri e quindi siamo un po' non lo possiamo fare, io dico sempre si deve andare in giustizia, perché la legge il governo la deve rispettare. Non siamo fuori delle leggi, e quindi la legge è per tutti, anche per un governo. E quello è il consiglio che posso dare quando c'è un blocco, e lo faccio a livello europeo, incontro tante organizzazioni e dico andate alla Corte Europea di Giustizia, perché non rispettiamo i diritti che abbiamo firmato. E quindi veramente è l'ultimo ricorso che dobbiamo utilizzare, però c'è la possibilità di farlo e lo dobbiamo fare. La ringrazio per questa accurata come dire, intervento e spiegazione, il che però ci dice una cosa importante, no? Che è un'ammissione purtroppo di mancanza totale di coraggio della politica. Se la politica dice a se stessa, all'interlocutore, io non posso fare nulla, non lei, però diciamo l'insieme, e andate nei tribunali, significa che la politica abdica completamente al ruolo, in questo caso qui, per le ragioni che diceva, cioè l'incapacità di far convivere istanze politiche diverse, no? Sì, sì, e anche penso che c'è una questione della narrativa sulla questione della migrazione. Quando questa narrativa è non possiamo accogliere tutti, per forza le persone che sono già in difficoltà delle paesi, che in difficoltà sociali, la copertura della salute, questa narrativa entra e dice sì, è vero, noi siamo generosi, però non possiamo farlo. E questa narrativa non è giusta. E quindi il coraggio politico è anche cambiare la narrativa. Il 90% della migrazione non viene in Europa, non perché non ha la possibilità, perché non viene. Quelle che arrivano in Europa o sono quelle che sono veramente in grande difficoltà perché ci sono le guerre, abbiamo visto in Afghanistan, in Siria, in Iraq, in Libia, o le più ricchi. Le altre non sono in Europa, e quindi la narrativa, vogliono tutti venire in Europa, e la seconda cosa, per sfruttare il sistema sociale, è una narrativa sbagliata. E quindi se questa narrativa continua, per forza le politiche sono in difficoltà, perché devono andare contro la volontà popolare delle persone. Quindi la prima cosa che si deve fare è raccontare la storia vera sulla questione della migrazione. È difficile, però dobbiamo raccontare la storia vera e dopo mettere questi solidarietà. E quello che ho detto sulla questione ucraina, io non capisco perché al Consiglio non è stato posta questa questione della solidarietà. Subito tutti hanno detto, e per quello ho detto alla Polonia e alla Ungheria,
grazie alle paesi del sud, voi avete ottenuto la solidarietà per la situazione in Polonia, perché nessuno si è opposto alla richiesta che è stata fatta della Polonia. Però allo stesso momento si doveva fare la richiesta della solidarietà di utilizzare questa direttiva non solo per l'Ucraina, però anche per tutti quelli che devono essere protetti. Allo stesso momento, perché fra due mesi, quando l'Italia andrà al Consiglio chiedendo la solidarietà per una crisi degli sbarchi a Lampedusa, la Ungheria e la Polonia diranno di no, sicuro, perché lo fanno già adesso. E quindi è al momento dove c'è questa difficoltà che dobbiamo chiedere perché sia applicata questa direttiva per tutti e non quando c'è una crisi in una parte dell'Europa. E questo è, mi sembra, una, non so perché, è stata una debolezza di discussione a livello del Consiglio. Al Parlamento c'è un consenso per questo, anche con le partiti che sono le partiti di, non di destra, umanisti. E quindi abbiamo avuto una proposta che è stata fatta al Parlamento su questo. Il problema è il Consiglio, e il Consiglio è anche una decisione molto politica che si deve prendere, e io chiedo a questi paesi, la Spagna, l'Italia, la Grecia e altre, che mettono questo sul tavolo del Consiglio. Grazie. Allora io direi possiamo alternare un, fra virgolette, se mi consentite la distinzione, un politico e un tecnico. Diciamo perlomeno un politico e qualcuno che sta sul campo, che forse vale così. Allora, intanto io sia adesso per primo a Clerici e poi a Di Giacomo chiedere questo. Voi invece che cosa vi aspettate? Cioè, mentre tutti i giorni vi confrontate con quello che è l'emergenza o la situazione che arriva e che deve essere risolta perché riguarda una persona, più persone, tante persone, migliaia di persone, cosa vi aspettate dalla politica e state chiedendo invano da tanto tempo, immagino, no? Ai vari stati, quindi con i vari attori istituzionali, ai vari livelli. Le prime tre cose disattese che sarebbero quelle più importanti, insomma, le prime risposte che dovrebbero arrivare. Grazie, ciao a tutti, buongiorno. Fammi ringraziare prima di tutto ovviamente Area Democratica, piacere spesso di partecipare a vostri eventi, sempre trattati con molta attenzione, professionalità, e anche agli altri organizzatori, insomma agli amici di Carta di Roma e di Unire, con Jacopo ci conosciamo da tanto, e sai la risposta che Martina facevi anche tu, la risposta politica. Unire rappresenta un po' lo sforzo degli ultimi anni, che quando chiediamo la risposta politica la chiediamo anche, fatemi dire anche soprattutto ai rifugiati che si organizzano, ai rifugiati, Jacob correggimi se mi sbaglio, adesso presenti nel Consiglio Comunale di Torino, quindi anche per noi quella è politica, la risposta politica viene anche dalla capacità di rappresentanza dei rifugiati in Italia e altrove, quindi complimenti a voi. Allora, tre richieste, fammi fare magari un passaggio generale. Anch'io ieri non ho potuto partecipare, però un collega in maniera molto gentile ha preparato le note, le ho lette, straordinari interventi, la professoressa Favilli, benvenuti, Paolo Morozzo, tanti altri, complimenti, e molto è stato detto, diciamo le prove sono schiaccianti. Sul quadro complessivo, diciamo, da cui partono queste nostre richieste, devo dire che, dicevi giustamente tu, la normativa, il diritto internazionale, il principio di non refoulement. L'altro tema da cui, diciamo, tutto discende è, sì, Convenzione di Ginevra, il principio della cooperazione internazionale, della solidarietà internazionale. Meno enforceable, fammi dire così, di alcune norme, ma da qui discende il tutto, da qui discende la politica della cooperazione internazionale e della solidarietà,
che va declinata in vari modi. E leggendo un po' la discussione di ieri, che facciamo anche al nostro interno, la prima cosa che dobbiamo dirci e dobbiamo chiedere alla politica, penso non siamo ancora in quella fase, quello a cui accennavi anche tu prima, queste cose della solidarietà, del refoulement, è ovvio, si applicano a tutti gli stati e a tutti i rifugiati. Ora la crisi ucraina, questa domanda ce la pone, ne abbiamo parlato, del double standard, degli stranieri in Ucraina, gli incidenti, chiamiamoli così, quegli episodi di non accesso alla Polonia, quindi questo come tema generale. Sul tema del convegno, l'esternalizzazione, penso che ci sia stato un focus giusto e importante sui confini. E lì la nostra posizione è chiara, tutti quei comportamenti degli stati unilaterali o con altri che indirettamente o direttamente limitano, restringono l'accesso, sono fuori dal perimetro di cui discutiamo. C'è stato un comunicato, io mi ricordo, poco prima della crisi ucraina, in cui, devo leggere le parole, penso dell'alto commissario, definiva quello che succede alle frontiere legalmente e moralmente inaccettabile, riprovevole e che va terminato. Quindi una prima richiesta è che quello che sta succedendo ai confini esterni e ad alcuni confini interni dell'Unione Europea deve cessare immediatamente. E tra l'altro fatemi dire che questo aspetto dell'accesso ai territori può prendere forme molto diverse. Si tratta delle special zone alcune volte, chi si ricorderà gli Stati Uniti col processing fatto sulle navi, con la crisi di Haiti tanti anni fa, lo stesso patto europeo, come diceva lei, in tutta la parte della screening procedure, la fictio iuris, il non entry, le 12 settimane, la poca chiarezza su quali standard vengono applicati in queste condizioni sono per noi elementi, diciamo in maniera diplomatica, di grandissima criticità. E di qui, sempre per rispondere alla tua domanda, alla richiesta, è che il patto, per quanto la nostra posizione iniziale è stata sostanzialmente positiva, il patto è un segnale verso un qualcosa di diverso, che non sia lo status quo con i suoi limiti o approcci empirici. L'alto commissario, so che quando dice questo pensa spesso alle decisioni sulle barche, una alla volta, che facciamo, chi chiama chi per la distribuzione. No, ecco che il patto in questo senso poteva essere un'opportunità. Condivido, le difficoltà sono enormi, vediamo non solo sul management regulation che sostituirebbe Dublino, solo nel nome, la screening regulation e tanto altro, come ci sono aspetti positivi, adesso non abbiamo modo di trattarli tutti, quindi anche in parte un merito, uno sforzo da parte di questa commissione di farlo. L'altro aspetto di definizione dell'esternalizzazione, che nasce ed è nato soprattutto dalla proposta danese dell'anno scorso, norma danese, che non ho visto nelle minute di ieri, non so se ne è discusso, questo siamo proprio lontanissimi da questo perimetro legale e di politica della solidarietà, perché il trasferimento forzato del richiedente asilo già nel territorio dell'Unione, in un paese terzo dove si compia tutta la procedura, quindi tutte le fasi della procedura, è assolutamente inaccettabile. Abbiamo interagito col governo danese, questa è un'altra fattispecie di esternalizzazione molto preoccupante, perché è assolutamente contraria a quei principi di solidarietà e di distribuzione del peso della protezione internazionale. Voi sapete che il nostro mantra a questo proposito è 85% dei rifugiati richiedenti asilo sono in paesi in via di sviluppo. Questo è il tema su cui la politica ancora non ci ha dato risposte. E anche su questo l'alto commissario ha avuto parole molto dure sulla la posizione danese. Prima di spendere e dire due parole sulle proposte e le soluzioni, fatemi anche dire, adesso qui forse più da tecnico, che ci sono anche delle possibilità legali e legittime di accordi bilaterali o multilaterali. Voi sapete, forse proprio la professoressa Favilli ne parlava ieri, del nostro posizionamento su paese terzo sicuro, paese d'origine sicuro. Noi come approccio generale non siamo contrari.
Il tema grosso qui e dell'altro, oltre a quello della solidarietà, è che nella pratica, e l'esempio greco che ci hanno presentato prima è straordinario in questo senso, esempio greco che dovrebbe essere un pilot del patto europeo, soprattutto sulla parte screening, è che in questi casi ci devono essere le garanzie, gli standard più alti possibili. Quando è questo, dove sia possibile, è molto raro. Ieri nei paesi analizzati, anche l'avvocato Crescini, su tutta la questione Niger, ITM, ma pensiamo alla Libia. Ecco, questi standard internazionali, europei o nazionali, se ci ispiriamo al nostro articolo 10 della Costituzione, diciamocelo chiaramente, difficilmente sono realizzabili o possono essere semplicemente richiesti a questi paesi. Un paio di considerazioni che ho visto sono emerse ieri sulla risposta politica, che il sostegno degli Stati e anche dell'Italia in questo senso, finanziario prima di tutto, è importante. Il sostegno, ad esempio, con reinsediamento, i canali umanitari, è importante. Qua noi siamo ospitati dagli amici di Sant'Egidio, i corridoi umanitari, lo sappiamo. Quindi il sostegno agli Stati terzi è un'altra questione. Su questo tema il problema non è questo sostegno, anche lo sviluppo, la cooperazione, come foglia di fico, magari di politiche, anzi no, non magari, di politiche che limitano le partenze, è che questi supporti sono di solito insufficienti. Finanziariamente, adesso ci ridiciamo lo 0,7% del PIL, ma anche sul reinsediamento e corridoi umanitari. Guardate, io sono per anche le poche migliaia che noi siamo riusciti a trasferire, bene, grazie a chi ci sostiene in quello, ma sono numeri ridicoli. Cioè i canali d'ingresso, definiamoli così, la proposta che l'Europa, come diceva lei, doveva fare è di numeri che dovrebbero essere 10-20 volte maggiori. Quello sì che potrebbe avere un effetto, fatemi dire, deterrente, ma a tutela dei rifugiati e di chi questi viaggi comunque li compie a prescindere dalle politiche europee e italiane, perché la gente parte e continua a partire. L'altra osservazione, ed è qui il nocciolo della politica, partendo da questo elemento, è che lo sviluppo, l'aiuto umanitario, cosa fa UNHCR e IOM, non è insufficiente se nella politica estera non c'è un impegno politico, e questo è il dibattito che facciamo spesso sulle cause profonde, the root causes. Questo è il tema della politica estera, che può riguardare l'Afghanistan, l'Ucraina o il Niger. Chiudo semplicemente flaggando altre richieste, o meno, più o meno le stesse richieste. Confini, strumenti di monitoraggio e poi sanzionatori, anche se però l'esperienza greca ci dice che anche quando c'è un istituto indipendente di monitoraggio non sempre è garanzia, si lavora molto in Croazia per questo, quindi realizzateli e fateli funzionare. Il Global Compact, mi dispiace che non ho visto che è stato citato ieri. Se parliamo di policy e di politica, noi ci crediamo e c'è bisogno del sostegno di tutti, anche vostri, ciascuno nelle vostre ruoli. Il Global Compact è un tentativo, per quanto alcune volte possiamo guardare con un po' di scetticismo questi grossi consessi e il forum, per dire agli Stati membri solidarietà, impegni concreti. C'è stato il primo incontro nel 2019, una review nel 2021 e il prossimo è il 2023. Quindi Global Compact, patto europeo, fare queste modifiche, condizionalità, qua in Italia parliamo spesso di Libia, risoluzione missioni, tu lo sai benissimo, ci sarà il dibattito tra poco, MOU, condizionalità legate ai diritti umani, questo è il tema, con tutte le difficoltà del caso. Tutela giurisdizionale sì, Paolo Morozzo ieri parlava anche di asilo in ambasciata, con tutte le sue probabilità, e anche finanziamenti. Ci sono tanti soggetti, io penso ad ASGI, ma anche ActionAid, che fanno un'analisi molto dettagliata e legano i finanziamenti a queste politiche di riammissione, di esternalizzazione. Ecco, queste sono un paio di aree in cui le nostre richieste continueremo a bussare alle porte di chi insieme a noi, insieme a tutti noi, deve trovare delle soluzioni. Grazie. Allora, io continuerei il ping pong
diciamo, impegnati sul campo politica. Non so però se possiamo avere il collegamento dalla... non vorrei essere galantuomo, gentiluomo e far parlare Emma Bonino, però non so se è collegata e se può parlare, altrimenti passo la palla a Mario Marazzini. E dietro? Eccola. Buongiorno. Buongiorno. Che devo fare? Non la sentiamo però. E come non mi sentite? Io... il microfono è attivato da me. Prova. Pronto, sì, il Dominus, interessante. Pronto? Senatrice, ci sente? Sì, io vi sento benissimo. Ha il microfono aperto? Sì, ha il microfono aperto, gliel'ho aperto adesso, almeno se qui alla sede di controllo. Allora forse non c'è l'amplificazione di quello che è il computer, vediamo se si può switchare. Intanto magari mentre facciamo i tentativi può... vediamo, non per usare te. Emma, scusa, mi devi sentire prima che parli te, perché se non mettono il collegamento. No, non ho capito niente. In ogni caso, io sono qui di fronte al computer, mi vedo. Buongiorno grazie agli organizzatori, condivido tutto quello che hai detto tu, perché la qualità è rara, anche la convergenza di menti e anche di sentimenti, perché dicevamo prima con altri, la differenza anche solo da Lampedusa a oggi è che non ci stanno neanche tanti di quei sentimenti lì, non solo le politiche. E quello che volevo dire ovviamente è poche cose sull'asilo, qualcosa di più sulle proposte a mio parere praticabili. E siamo in un tempo assurdo, l'avete detto, la super eccezione ucraina, che è eccezione anche rispetto agli italiani, cioè la tessera dell'autobus gratis non avere nessun tipo di quarantena rispetto al problema Covid, è qualcosa che apre dei problemi di diritto universale anche rispetto ai cittadini locali. Ma detto questo, Maria ha detto bene, si è persa una grande occasione nel momento della decisione iniziale. Ora non so se è recuperabile in tempi brevi. Sull'asilo e la protezione internazionale, però vorrei portare la vostra attenzione su un materiale di lavoro che è un disegno di legge, atto Camera 3146, Camera dei Deputati, disciplina organica del diritto di asilo e altre forme di protezione internazionale, che provai a presentare dopo un lavoro collettivo il 26 maggio del 2015, proprio nel picco della grande ondata di profughi di allora. E per ridurre i danni dell'arrivo, diciamo, rispetto a Dublino 3, nel paese, virgolette, sbagliato o non di elezione, contiene alcune proposte di riforma, ma un concetto, e cioè che si possa, allargando la platea delle autorità di riferimento per presentare la domanda di protezione, si possono includere fuori dal territorio nazionale le ambasciate, i consolati, i comandanti delle navi, degli aerei, attivando anche magari con modalità digitali il lavoro anticipato delle commissioni, potendo non arrivare fisicamente sul territorio, dovendo sottostare al rischio del viaggio e al ricatto connesso al viaggio. Cioè questa domanda semplice, che la domanda e l'inizio della valutazione preliminare a un viaggio legale possa cominciare dall'altra parte. Potrebbe ovviamente uno o più paesi europei su base volontaria tentare di attrezzarsi in questo modo. Potrebbe essere una strada da verificare e, se possibile, da percorrere. Ma non mi soffermo
oltre su questo. Chi parla, cioè io, qui dove siamo, è stato ricordato, ovviamente conosce a fondo l'esperienza dei corridoi umanitari e ne è un sostenitore. È questa la risposta al nostro tema? Direi di no. È la foglia di fico per paesi che non fanno abbastanza sul terreno dell'asilo e dell'accoglienza? Direi di no, ma certo, visti i numeri dei profughi piccoli che possono usufruire dei corridoi, è un'esperienza di elite, un programma boutique? Sono domande che noi ci poniamo, non solo quelli che non li conoscono bene o magari possono essere più critici. Ma penso che non sia un'esperienza di elite, ma di certo l'espressione entrata, e questo è un fatto positivo, nel linguaggio comune, può essere distorta o usata per vantaggi di singoli esponenti politici, come è accaduto anche in Italia quando il ministro Salvini parlava di corridoi umanitari, e a volte in maniera paradossale. Contiene però elementi per una risposta efficace? Io credo invece davvero di sì. Permettetemi in maniera schematica di offrire alcuni punti chiave. Uno, sono arrivate circa 4.500 persone dal 2016 in sicurezza, in Italia circa 3.700, due hub, uno in Libano e uno in Etiopia, cui si è aggiunto il protocollo bilaterale con l'Italia per gli arrivi con la Grecia. C'è un altro protocollo che voi ben conoscete che è stato fatto per gli afghani, ma sono arrivati anche da Niger, Afghanistan, Libia, riattivando in Libia i voli umanitari che erano stati bloccati dalle autorità, e quindi è stato anche un piccolo cavallo di Troia per riaprire un varco. Sono arrivati anche da Giordania, Cipro e Turchia. Gli altri, oltre all'Italia, si sono inseriti in Francia, Belgio e Andorra con altri accordi bilaterali. Ci devono essere anche in Belgio dei politici intelligenti, evidentemente, e in misura ridotta, con programmi di ricollocamento invece, Germania e Svizzera, e quattro famiglie sono state accolte anche con questi programmi di ricollocamento dalla Grecia. Secondo osservazione, i corridoi umanitari non fanno parte dei reinsediamenti o del resettlement di diritto ONU. Non sono in concorrenza, sono un'aggiunta. In ogni caso sono aggiunta anche nei numeri. E quindi, tutto sommato, questo è un elemento positivo. Le cifre che ho dato, anche questi soli 4.500, irrisori rispetto alla massa del bisogno, sono però cifre più consistenti anche del solo numero di profughi accolti nei programmi di reinsediamento da vari paesi europei. Quindi non è nel disastro, è anche molto. Una differenza importante è il fatto, rispetto al resettlement, che i destinatari sono persone già, non sono solo persone sotto protezione nel paese di primo asilo, ma che possono essere inseriti anche profughi che non hanno protezione o che non possono averla nel paese di primo asilo. Questo è un elemento integrativo che, a mio parere, andrebbe salvato nelle iniziative da prendere. Punti di debolezza. La debolezza principale, a mio parere, è finora nel fatto che questo progetto sperimentale non ha innescato politiche ordinarie e buone pratiche generalizzate, cioè grandi numeri, e che per ora l'unica modalità di funzionamento è attraverso accordi bilaterali tra comunità di Sant'Egidio, altri partner e gli Stati. Quali punti di forza? Non per generalizzare il modello dei corridoi umanitari, ma per generalizzare alcuni dei punti positivi che sono contenuti nel modello. Uno, prevalenza di nuclei familiari su individui.
non deve essere esclusivo, ma un elemento efficace nei processi di integrazione che si è rivelato molto più efficace dei processi ordinari, per esempio in Italia. 2. La verifica anticipata delle storie e la presentazione anticipata ai destinatari dello scenario di accoglienza, cioè tutto comincia prima. Questo si è tradotto in un bassissimo tasso di rifiuti alle domande di asilo quando sono state presentate, mentre sappiamo che vanno dal 70 al 30% i rifiuti da parte dei vari stati in Europa alle domande di asilo. Italia e Germania, mi pare, stiamo sul 45% di domande accettate. Non ricordo ormai, sono inverto le cifre. Mentre qui siamo al 5% di rifiuti e una irrisoria quota di movimenti secondari, sempre intorno al 4-5%, che è invece uno degli elementi di attrito tra gli Stati membri. Terzo, il coinvolgimento della società civile nei percorsi di accoglienza e integrazione. Allora, a fronte di basse risorse disponibili, basso o nullo impegno finanziario dello Stato. Questo è un fattore che potrebbe permettere di allargare in maniera consistente la platea. 2. Un matching anticipato tra accoglienza e persone da accogliere, non impersonale, che è avviato in genere tra associazioni, famiglie, comunità di accoglienza prima della partenza, con anticipati quindi percorsi di integrazione come l'ingresso nella scuola, l'apprendimento della lingua, l'accompagnamento al lavoro, eccetera, eccetera, in maniera anche personalizzata, per esempio colmando i gap che si creano solo per l'accesso ai diritti previsti in quello Stato, la comprensione e così via, l'accompagnamento nella burocrazia. Un elemento non secondario è il fatto che i corridoi nati dentro un picco polemico fortissimo contro l'accoglienza ai profughi, come tra l'altro ha osservato anche il professor Morozzo, sono diventati una risposta radicale al pregiudizio e al prendeteveli a casa vostra. Nel mio, non sono così narcisista da parlare sempre di me, ma nel mio libro Porte Aperte, Viaggio nell'Italia che non ha paura, ho verificato questi percorsi di integrazione e ho registrato incredibili coinvolgimenti di famiglie, persone, tante, anche in zone a forte predicazione dell'odio e di diffidenza verso i profughi. E spesso, in maniera contagiosa, anche un cambiamento del clima sociale e del discorso pubblico, dal Trentino alla Sicilia e in molti comuni amministrati dal mondo leghista e dalla destra estrema. Di fatto si sono rivelati, proprio per la formula della sponsorship comunitaria civile, un antidoto culturale e sociale all'intolleranza, un movimento dal basso che crea e rafforza una società civile solidale, meno frammentata, anche secondo i diversi caratteri delle comunità locali, al sud, al nord. La proposta che vorrei fare allora è di generalizzare non i corridoi umanitari, ma le idee chiave e i dispositivi giuridici sottostanti. Allora, il perno della proposta, direi, la messa a regime dell'istituto della sponsorship come tale, da introdurre, per esempio, in un paese come in Italia, in maniera consistente. Sponsorship comunitaria, sponsorship sociale, sponsorship associativa. Possiamo aggiungere aggettivi, ma il perno non è negli aggettivi che ci aiutano a capire, ma nel centro, l'istituto della sponsorship. Sponsorship per l'asilo, sponsorship familiare, sponsorship di lavoro per lavoro. La sponsorship per l'asilo e la protezione internazionale metterebbe a regime la pratica dei corridoi umanitari già sperimentati, Sant'Egidio, Tavola Valdese, Chiese Evangeliche, CEI, Caritas, altri soggetti, ma individuando associazioni riconosciute e qualificate o enti e istituzioni internazionali o pubblici
che possono sponsorizzare l'ingresso regolare a soggetti con visto VTL, che possono richiedere così protezione internazionale. Ci sarebbe un mediatore strutturato, enti di riferimento, l'assunzione di responsabilità nell'accoglienza, senza più necessità di accordi bilaterali come prassi ordinaria. Questo può favorire in maniera naturale la distribuzione territoriale e il coinvolgimento di risorse che finora mai sono state utilizzate, ma che sono esistenti, e che le comunità locali, le persone e non solo le amministrazioni, che significa risorse umane, personali, di relazione, economiche, logistiche, di case e così via. Due, e concludo, la sponsorship familiare permetterebbe l'ingresso ad alcune categorie di familiari di profughi che non rientrano nelle categorie attualmente incluse, molto strette, i figli maggiorenni, le sorelle, i fratelli, i genitori sotto i 65 anni o con figli che sono rimasti nei paesi di provenienza. La chiave sarebbe quindi un sistema di garanzie supplementari con questi mediatori istituzionali o strutturati, enti di riferimento, che permetterebbero a tutela dello Stato offerte garanzie dalla società civile. In questa chiave la Comunità di Sant'Egidio ha ipotizzato un permesso di soggiorno per motivi familiari di durata biennale, ferme poi restando le regole generali in tema di conversione dei titoli di soggiorno. È il secondo tipo di sponsorship, secondo me offre molti vantaggi, anche per l'integrazione e per la stabilizzazione. E quindi, per chi non la vede così, anche per la sicurezza. Infine, la sponsorship per ricerca di lavoro, un dispositivo di grande efficacia sia per le esigenze del mondo produttivo, e qui potremmo trovare qualche consenso nel mondo che è totalmente contro, diciamo, il mondo imprenditoriale del Nord, che per ridurre in maniera importante il rigonfiamento abnorme del traffico umano e dei viaggi della speranza e i respingimenti. Potrebbe essere un ripristino di un elemento già esistente nella turco-napolitano, potrebbe essere considerato all'interno dei decreti flussi annuali. Mi sembrerebbe un passo ragionevole. Questo attua il diritto universale all'accoglienza e il diritto umano a tutto questo? Direi di no, ma potrebbe essere un passo avanti e raggiungibile ancor prima della complicata riforma di Dublino III e di altri istituti europei. Grazie. Allora, io devo dire di apprezzare molto la politica che parla semplice, insomma, che parla comprensibile, che individua piccole soluzioni intanto, però se abbiamo ripristinato anche il collegamento audio con la senatrice Bonino, sì, provi a parlare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allora. A lei che è stata anche ministro degli esteri, diciamo, devono essere sembrate un po', non lo so, la semplificazione che facciamo sui giornali, oppure la difficoltà poi di trovare paradigmi che valgano per paesi anche difficili, vorrei che ce la spiegasse un po', cioè è difficile per me, noi raccontiamo sul giornale da tanto tempo questa difficoltà di far capire all'opinione pubblica che la Libia è un luogo che non è sicuro, e che di tutte le evidenze questo fatto, cioè non è cioè come se raccontassimo che ne so, fuori piove e uno fa 20 righe per dire fuori piove, e la gente si affaccia alla finestra e vede fuori piove. Ecco, invece pure questo non viene poi tradotto in conseguenti atti politici, e ogni volta il dibattito si riavvita. Io prima parlavo di un giorno della marmotta, prima di cominciare il dibattito, viviamo in un eterno giorno della marmotta, tutti gli stessi, le stesse questioni le riponiamo come mezzi di comunicazione, come opinione pubblica e probabilmente anche in Parlamento, ogni volta che si ripropone la questione dei rifinanziamenti delle missioni, ogni volta quando c'è. Ecco, qual è la difficoltà a superare il gradino dei gradini, cioè a passare dal essere consapevoli di una situazione e poi prendere delle decisioni? Ma a me sembra, senza essere semplicistica, semplice.
non c'è la volontà politica di affrontare questo problema. Non c'è. E non è un problema di soluzioni tecniche, lo dico a Marazziti che lo sa meglio di me, perché quelle si trovano una volta che si decida cosa dobbiamo fare. Mentre invece il mondo, e va bene, guardiamo l'Italia. Nel 2018 la ministra dell'agricoltura Bellanova riesce a far passare un decreto per la regolarizzazione dei lavori nei campi, quindi il settore agricolo e il settore badanti. Non è riuscita ad avere la maggioranza per inserire altri settori, per esempio gli edili, per esempio altri settori di questo tipo. Bene, ovviamente il decreto e poi il decreto attuativo è molto complicato, ma a parte questo, 286.000 più o meno sono state le domande, che già era difficile fare perché bisognava presentarsi con il datore di lavoro, ma figurati tu, eccetera, eccetera. Ma il punto è che fino a poco tempo fa solo 50.000, meno 45.000 di queste richieste erano state esaminate. Approvate o respinte, ma almeno esaminate. Ora, noi avevamo un sistema di integrazione che funzionava molto bene. Si chiamava all'epoca lo SPRAR, ovvero l'idea che i comuni si facessero carico di un emigrato su 1.000 abitanti nelle famiglie. Funzionava molto bene. Il limite di questo sistema era che solamente qualche migliaio di sindaci si erano detti disponibili e la stragrande maggioranza aveva rifiutato anche solo l'ipotesi. Ma pur non essendoci una soluzione miracolosa, valida per tutti i partiti, per tutte le regioni, per tutte le nazioni, eccetera, eccetera, e il problema è la volontà politica, li vogliamo integrare o no? Noi abbiamo in Italia circa 500.000 immigrati, parte economici, parte politici, che sono irregolari, non hanno documenti, non glieli dà nessuno, quindi non riescono a integrarsi, non possono aprire un conto in banca, non possono affittare un appartamento, eccetera, eccetera, o una stanza, o quello che volete, perché non hanno i documenti adeguati. E quindi siamo sempre qua con i nostri 500.000 che aumentano, ma non c'è mai stato verso di far riflettere, perché molte delle cose che diceva Mauro Marazziti sono anche contenute non solo nel suo disegno di legge, ma anche nel disegno di legge Ero Straniero, che abbiamo consegnato, firme che avevamo raccolto in abbondanza al Parlamento. Ma lì non c'è stato modo di metterle all'ordine del giorno, quindi queste proposte di legge stanno prendendo la polvere in non so quale cassetto. Perché in questo momento, diciamo, la questione di dargli agli immigrati nel nostro paese si è un po' affievolita. Non fa più le prime pagine dei giornali. Però, per esempio, in Mediterraneo solo recentemente ci sono stati due naufragi con qualche centinaio di vittime. E nessuno ha fatto neanche una piega. Quindi, passando da una crisi all'altra, la crisi strutturale, che continuo a dire non è una fiammata, è una situazione strutturale, perché la gente si muove, la gente non è come gli alberi con la radice, è come un pesce, quindi si muove, qualunque cosa tu voglia fare.
invece li accogliamo con gli idranti in Polonia, ma proprio ed è evidente che un continente a 450 milioni di abitanti non è che viene invaso da qualche, fa un po' ridere per la verità, tanto più che molto spesso i diritti civili, i diritti umani, eccetera, entrano in collisione con l'economia, o così ci viene detto. Invece questo è uno dei rari dossier in cui diritti civili e necessità economiche vanno a braccetto, perché noi, come molti altri paesi, la nostra popolazione non è più disponibile a fare certi lavori, per cui non si trova. Provate a cercare una badante italiana. No, provate, perché siccome delle mie amiche ci hanno provato e non c'è stato verso. Nei campi agricoli è di nuovo tornato in grande spolvero il caporalato e quasi la schiavitù di questi immigrati. Poi si fa un grande miscuglio tra migranti economici e migranti politici. Però insomma, alla fine di tutto questo, lo dicevo soprattutto rivolto a Mauro, eccetera, il problema non è tecnico, il problema è politico. Politico, perché di soluzioni tecniche ne sono state proposte a decine a livello europeo piuttosto che a livello nazionale. Quindi non è che c'è la soluzione miracolosa, ma c'è un bouquet di proposte che potrebbero, appunto, sia legislative che altro, che potrebbero alleviare perlomeno questa situazione e regolarizzare, integrare quei 500.000 che già ci sono, che sono quelli che danno più, virgolette, fastidio, perché dormono nelle stazioni, perché eccetera. Però io vi ripeto, me ne occupo tutti i giorni, adesso c'è il problema ucraino. Ma anche sul problema ucraino fa un po' ridere, perché quelli che arrivano adesso dovrebbero godere di protezione umanitaria con procedure molto sveltite, eccetera, eccetera. E quelli che sono da noi da tempo irregolari, quelli stanno fuori? Quindi, insomma, rischiamo di creare una guerra tra profughi e tra poveri, sostanzialmente. Io non so più cosa inventarmi per attirare l'attenzione su questo tema. Non so più. Credo di aver tentato tutte le strade che sapevo e continuerò a tentare, facendo anche e soprattutto una sottolineatura dei progetti in positivo che hanno funzionato, che potremmo ripristinare, eccetera, eccetera. Però ve lo dico con grande chiarezza, non è questo tema, non è all'ordine del giorno né della Camera, né del Senato, né del Governo, né di chi che sia. È all'ordine del giorno solo dei rifugiati, questo sì, lo dobbiamo ammettere. Sicché io non è che alzo bandiera bianca, tutt'altro, però le cose che ho sentite anche di soluzioni pratiche, non sono quelle che mancano. Quelle che mancano è, tra un anno c'è le elezioni, non è il momento, non è mai il momento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi adesso porta aperta agli ucraini, ma chiusa agli afghani. E andiamo avanti così a macchia di leopardo, passando da una crisi all'altra. Abbiamo una memoria molto corta, quindi non ci ricordiamo proprio più neanche dell'Afghanistan, piuttosto, e insistiamo con questa roba di rimandarle in Libia, quelli che vengono salvati da qualche naufragio.
Io penso che dobbiamo insistere, andare avanti e che vinceremo in qualche modo, però vi assicuro l'atmosfera politica Camera e Senato non mi fa sperare niente di buono nell'immediato. Sì, sì, il fatto che abbiamo la memoria corta, anche per noi giornalisti che dobbiamo poi appunto spesso ricordare queste cose a chi legge, è anche importante. Cioè, poi tanto i fatti ci interpellano comunque, i fatti succedono e ce la fanno ricordare. Avevamo dimenticato le guerre ai confini dell'Europa, il bombardamento della stazione ci fa ricordare il bombardamento del mercato di Sarajevo e sono passati quanti anni? Qualche decennio, pochi. E c'è il naufragio in Libia che lei diceva, senatrice Bonino, e ci ricorda ogni volta con quelle poche righe di cronaca, tante che riusciamo a fare, che è una tragedia e che si perdono vite umane e che continuiamo ad abitarci. Tanto poi l'anno prossimo, quando ci sono le elezioni, diventerà argomento sicuramente, ma il solito argomento, la solita pezza di propaganda che viene tirata da un lato e dall'altro perché serve avere quel 5% in più nei sondaggi o quel 3% in meno. Ecco, quello poi è, mentre appunto nel lavoro ordinario poi della legislatura sparisce, questo mi sembra di aver purtroppo capito, insomma che me l'abbia confermato, perché poi seguendo i lavori te ne accorgi. E, allora, continuiamo nel nostro giro e andiamo a Flavio Di Giacomo dell'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, che anche lui è un altro di quelli che sta lì e vede che cosa succede ogni giorno, e quel che succede ogni giorno interpella, no? Sempre di più il legislatore, gli attori istituzionali. Che può dirci? Allora, innanzitutto grazie mille, ringrazio gli organizzatori per averci invitato, ringrazio Area Democratica per la Giustizia, Unire, Carta di Roma, con cui abbiamo un rapporto di partnership da tanti anni, e porto anche saluti dal direttore dell'Ufficio di Coordinamento per il Mediterraneo dell'OIM, Lorenz Hart, che oggi non è potuto venire. Io sono il portavoce dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni qui per il Mediterraneo, quindi insomma in Italia e per la regione del Mediterraneo, presso il nostro ufficio qui a Roma, e sono tanti anni che lavoro in questo settore, quindi devo dire che ho sentito i discorsi che sono stati fatti fino ad adesso e sono completamente d'accordo con quanto ha detto la senatrice Bonino, quindi tutto dipende da una volontà politica che non c'è, o perlomeno non c'è stata fino ad oggi. Mi ricordo nel 2013, quando ci fu il naufragio di Lampedusa, il 3 ottobre del 2013, ci furono tutti i politici europei che andarono a Lampedusa di fronte a 368 bare e dissero mai più. Da allora ci sono stati 23.000 morti nel Mediterraneo, quindi il mai più mi pare che non... accertati, tra l'altro, noi facciamo un calcolo sempre per difetto purtroppo, perché... 23.000 morti negli ultimi ormai 8 anni e quest'anno siamo già arrivati a 417 morti nel Mediterraneo centrale, compresi i naufragi di qualche giorno fa. Quello che è cambiato in Europa sicuramente è... stiamo vivendo un momento molto particolare, direi un momento storico, e potremmo anche sperare con un po' di ottimismo che possa cambiare le cose nell'immediato futuro, perché l'Europa è stata ferma nella sua gestione della politica migratoria dal 2015 in poi. Già prima non è che si muovesse con queste velocità incredibili, ma dal 2015 la crisi degli arrivi in Grecia, il milione di persone che è arrivato in Grecia tra il 2015 e inizio 2016, è stata fondamentalmente la prima grande crisi politica dell'Unione Europea, che era abituata più che altro a crisi economiche e finanziarie, l'euro, la Grecia, eccetera. Rispetto a questa grande crisi l'Europa ha fallito nel breve periodo, perché comunque si è chiusa, sono nati i sovranismi, c'è stata una chiusura delle politiche migratorie nei confronti dell'immigrazione, e quindi siamo arrivati a questo punto per cui fondamentalmente fino al Palazzo Europeo su migrazione e asilo non era stato prodotto nulla da Bruxelles per tanti anni. Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, che comunque, come dicevamo, è bloccato. Quindi adesso siamo in un momento molto particolare, perché questa crisi ucraina apre uno scenario del tutto nuovo, in teoria potrebbe aprire uno scenario del tutto nuovo, poi chiaramente qua bisogna vedere se siamo ottimisti o pessimisti. L'ottimismo è molto difficile da nutrire, diciamo, in questo campo, però è forse venuto il momento che l'Europa si renda conto che l'immigrazione non è soltanto un fenomeno umanitario, non si tratta soltanto di solidarietà, è un fenomeno politico. È il fenomeno, uno dei grandi fenomeni politici, geopolitici del XXI secolo.
Noi diciamo sempre migration is here to stay, la migrazione resterà, è uno dei grandi fenomeni che continuerà a esistere nel mondo sempre di più e l'Europa dovrà gestirla con politiche a lungo termine. Viviamo in una politica che vive nel perenne, diciamo, nel presente, no? Come diceva De Gasperi, il politico, lo statista dovrebbe essere colui che pensa alle prossime generazioni. Ecco, al momento i politici pensano semplicemente alle prossime elezioni politiche, prossima scadenza politica, amministrativa, europea, quella che è, senza pensare a quella che sarebbero le politiche a lungo termine che ci sarebbe bisogno di attuare per quello che riguarda l'immigrazione. Prima ci si comincia a muovere, meglio è, perché comunque se no si va incontro a quella che potrebbe essere un disastro per il nostro continente in generale. La crisi demografica, la crisi, i cambiamenti climatici sono tutti elementi che chiaramente vanno a impattare anche la migrazione. Migrazione che non è un fenomeno europeo, è stato detto prima, l'80% dei flussi migratori che ci sono in Africa restano in Africa. Quindi anche la narrazione secondo cui tutti vengono in Europa è completamente sbagliata. Quindi io, lavorando con la comunicazione, e qui abbiamo un giornalista che segue da anni questo tema, sappiamo come è difficile la narrazione di questo tema, di questo fenomeno, e come la sfida probabilmente di tutti noi che lavoriamo nel settore, ma già una sfida da anni, ma diventa sempre più pressante, è quella di comunicare la complessità di un fenomeno che chiaramente in un periodo in cui la comunicazione è molto semplice, molto social, è molto polarizzata, è giusto, sbagliato, bianco, nero, da che parte stai, comunicare la complessità di un fenomeno e far capire all'opinione pubblica quanto sia importante gestire questo fenomeno con politica a lungo termine sia fondamentale. Quindi pensiamo semplicemente a quello che sta succedendo adesso. 87.000 persone sono arrivate dall'Ucraina in Italia in 6 settimane, 4 milioni e mezzo nei paesi confinanti in un mese e mezzo, appunto. Noi siamo andati avanti per anni a parlare di invasione per quello che riguarda gli arrivi in Italia via mare, per esempio. 167.000 l'anno scorso, il massimo è stato registrato nel 2016 con 180.000. Ma anche la grande crisi della Grecia del 2015, 1 milione di persone arrivate in un anno, adesso sono arrivate 4,5 milioni di persone in un mese e mezzo e nessuno sta parlando di invasione. Questo è un fenomeno, veramente un flusso estremamente intenso di arrivi. Però appunto vediamo veramente cos'è un flusso migratorio intenso. Quello che abbiamo visto fino adesso in questi ultimi anni non era un flusso intenso, non c'è mai stata veramente una emergenza in termini numerici. Adesso possiamo chiaramente dirlo e raccontarlo, e sarebbe il momento che qualcuno lo cominciasse a dire, perché quando si parla di arrivi via mare, 67.000 persone, e si parla, ecco, siamo invasi dall'Africa, in un paese con 60 milioni di abitanti, in uno spazio, quello europeo, con 450 milioni di abitanti, beh, francamente ci rendiamo conto che, insomma, la lettura che stiamo dando è completamente sbagliata, molto eurocentrica, ripeto. Però dobbiamo cominciare a gestire questo fenomeno che, ripeto, è un fenomeno complesso che ha vari aspetti, cioè la migrazione, quella più emergenziale, chi fugge da guerre, persecuzioni, bisogna dare chiaramente i diritti a chi ha lo status di rifugiato, ha diritto a una protezione internazionale. Poi esiste una migrazione anche più complessa, una migrazione che chiamata economica, ma che sicuramente avrà un impatto e che bisogna considerare anche nel futuro di questo continente. Pensiamo chi... In Europa tra 30 anni avremo circa il 20% in meno di persone in età lavorativa, avremo il 47% in più di persone in pensione. L'Italia demograficamente nel 2050 dovrebbe diventare da 60 milioni a 52 milioni in assenza di migrazione. Di questi 52 milioni moltissimi saranno andati in pensione. Quindi fondamentalmente nei prossimi 30 anni, se non cominciamo a gestire il fenomeno migratorio con politica a lungo termine, stiamo andando a sbattere contro un iceberg fondamentalmente come continente. Questo nessuno ancora ne ha parlato in Europa ed è arrivato il momento di parlarne. Crisi climatica è un enorme problema, crisi demografica è un altro enorme problema. La migrazione può essere parte della risposta, anche perché, come dicevo, la migrazione continuerà ed è inutile fermare il vento con le mani. Quello che sta succedendo adesso è estremamente interessante. Stiamo vedendo una narrazione completamente cambiata rispetto a un fenomeno migratorio, che in questo caso è emergenziale, una guerra terribile,
sono arrivate 4 milioni e mezzo di persone, la narrazione è completamente ribaltata rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, quindi c'è una narrazione che è molto legata all'accoglienza, all'apertura verso chi è stato più sfortunato di noi, poi per questioni anche di identificazione, siamo tutti in Europa, però de facto c'è una narrazione completamente diversa. Chiaramente molti operatori del settore che ho avuto occasione di incontrare in questi giorni hanno detto: ma veramente siamo molto stupiti che tutte le procedure burocratiche per chi arriva dall'Ucraina, giustamente e in modo sacrosanto, siano facili, mentre per chi arriva da altri paesi ha gli stessi diritti, ma allo stesso status, perché comunque fugge da guerre e persecuzioni, è ancora tutto bloccato. Quindi ci sono evidentemente due pesi e due misure, che questo è venuto però il momento per vedere questa differenza come una differenza da colmare. È possibile fare, operare, realizzare un'accoglienza di questo tipo, se c'è la volontà politica, ampliamola, allarghiamola anche a tutti gli altri che hanno gli stessi diritti e fuggono da situazioni del tutto similari, che appunto ex convenzione di Ginevra hanno diritto ad avere un certo tipo di accoglienza. Quindi cambiamo anche un po' la mentalità. L'Unione Europea ha attivato una direttiva che era stata creata nel 2001. Dopo 20 anni è stata attivata per la prima volta. Ora, questa è una notizia molto importante, molto bella, la protezione temporanea, però perché soltanto dopo 20 anni? Questa è anche una missione di sconfitta da parte dell'Unione Europea, perché c'erano state tante occasioni in passato in cui questa direttiva poteva essere chiaramente attivata, perché non c'erano vincoli geografici che limitavano questa direttiva, quindi ci sono tante persone che potevano arrivare in modo più semplice, avere un accesso più semplice alle procedure, che non l'hanno avuto. Penso agli afghani, che è il caso più evidente e più recente, che invece arrivati in Italia hanno dovuto seguire tutta la procedura, e l'UNHCR lo sa benissimo, presentando il C3 e poi seguendo tutta la procedura per la richiesta d'asilo. Quindi insomma è venuto pure il momento, questa crisi ucraina che ci pone di fronte a una condizione completamente diversa, potrebbe essere anche ottimisticamente un momento in cui l'Europa decide di cambiare e di cambiare l'approccio nei confronti della migrazione. È un bivio quello di fronte al quale ci troviamo. O diventa semplicemente, il che è possibile, semplicemente un caso a sé stante, per cui poi da dopodomani si ricomincerà con le politiche di chiusura anche per i prossimi 5-10 anni, o effettivamente potrebbe essere colta l'occasione da esperti del settore, dai tecnici, dai politici, da quello che lo Stato poi mette a disposizione, i vari strumenti, anche la giustizia, per ampliare i diritti un pochino in modo più coerente e più aperto rispetto a quello che è stato fatto negli ultimi anni, insomma. Quindi questo è un momento veramente estremamente importante. Anche lì il dibattito europeo può essere completamente ribaltato, perché gli stessi paesi di Visegrad, che fino all'altro ieri non volevano aiutare i paesi del Mediterraneo, del Sud Europa con le ridistribuzioni, adesso hanno un flusso enorme, imponente di immigrati sul loro territorio. Pensiamo ai 2,5 milioni e oltre 2,5 milioni che si trovano in Polonia. È molto facile prevedere che chiederanno aiuto ai paesi, gli altri paesi europei, quindi si è ribaltato completamente il piano. Quindi magari potrebbe anche essere che dopo tanti anni a livello politico europeo ci potrebbe essere anche l'occasione per rivitalizzare il patto europeo per la migrazione e l'asilo, il Global Compact on Migration, e quindi vista questa accelerazione della storia alla quale stiamo assistendo proprio in questi giorni. E niente, chiudo così, è un momento di ottimismo, però effettivamente con tutte le criticità del caso, perché come abbiamo detto, effettivamente se manca la volontà politica non si andrà da nessuna parte. Quindi noi possiamo stare a discutere per anni, però appunto non riusciremo a portare avanti un discorso diverso. Però c'è necessità di finalmente di approcciare la migrazione come un fenomeno appunto politico che ci interessa tutti, riguarderà questo continente e tutto il mondo nei prossimi 30, 40, 50 anni. Grazie. Grazie. In attesa di vedere se funziona il collegamento con l'onorevole Mauri, io vorrei dire intanto una cosa. Mi sembra che diversi passaggi di voi tutti, che ho ascoltato con grande interesse, girino attorno all'idea che bisogna anche, mentre il decisore politico deve decidere, per metterlo nella condizione migliore di decidere, spazzare via l'ipocrisia di cui parlava lei,
e diciamo, smontare questa narrazione, questa narrativa in parte a volte securitaria, in parte basata su elementi di economia. Io quando ho cominciato a fare questo mestiere c'era il refrain: ci tolgono il lavoro, poi scopriamo dopo tanti anni che fanno lavori che appunto noi non facciamo più o non ci interessa fare. Ecco, bisognerebbe intanto lavorare su questo, mentre permettere il decisore politico e l'opinione pubblica in una condizione più serena di affrontare il problema. C'è un economista, perché credo che ancora campi, che si chiama Serge Latouche, col quale ho passato dei periodi anni fa, che sempre mi ripeteva una cosa che io la uso come bussola. Cioè, c'è un proverbio bretone che dice: quando hai un martello in testa, tutti i tuoi problemi avranno la forma di chiodi. Ecco, verrebbe da sorridere, però effettivamente bisogna levare sto martello dalla testa dell'idea che l'immigrazione è una cosa pericolosa, che è una cosa che ci danneggia. I numeri, le proiezioni sulla popolazione italiana e quella anche di altri paesi, no? Perché è un problema che riguarda diversi paesi europei, ci dicono che invece è una risorsa, no? Ce lo dicono, sono numeri, no? Non è, adesso tiriamoli di qua o di là, però sono proiezioni, sono numeri, cioè esistono delle scienze, la statistica esiste, insomma. Questo è il primo elemento che bisognerebbe dare tutti i giorni alla politica e fornire all'opinione pubblica in continuazione, e vi assicuro che dal mio punto di vista è un elemento difficile, perché di solito è una battaglia di retro, è come il tennis in cui devi sempre spedire la pallina dall'altro lato tutti i giorni, cioè non viene mai dato per assodato questo elemento, è sempre un nuovo rovescio, un nuovo dritto che devi rimandare di là, perché te lo rimandano di qua nei dibattiti TV, nel dibattito in Parlamento, te lo rispediscono di qua senza argomenti, con la forza della politica, cioè la forza del Parlamento, del parlamentare eletto dal popolo, che dice: io sono eletto dal popolo e dico così, va bene, ti ringraziamo, però non è così. E allora, quindi questo mi sembra il primo elemento. Non so se, ecco, vedo l'onorevole Mauri, eccola. Allora, io la mia domanda per lei era un'altra, cioè com'è stata la convivenza, come diciamo, al Viminale con Matteo Salvini, però me la tengo per un momento privato. E invece volevo chiederle, appunto, perché la domanda attorno alla quale gira questo tavolo è: quali risposte dalla politica rispetto a adesso viviamo una situazione, diciamo, importante, no? Che è grave, è drammatica, che è questa dei profughi dall'Ucraina, e in realtà consente, è una sliding door da quello che stiamo capendo, per poter rimettere al centro del discorso la questione della protezione, la questione dell'accoglienza che riguarda tutti i rifugiati, e delle politiche che siano di prospettiva e non che dietro la foglia di fico dell'emergenza, emergenza, emergenza, in realtà non facciano niente, no? Quindi la cosa che le chiedo è: così difficile, anche lei poi di un partito che, diciamo, ha sempre avuto un certo peso nella politica italiana e anche i numeri in Parlamento per poter dire le cose, è così difficile mettere al centro dell'azione poi dei disegni di legge, ad esempio, questioni concrete sull'accoglienza, risoluzioni di problemi che riguardano la gestione di chi arriva da altri paesi tutti i giorni, non soltanto dall'Ucraina, no? Ma innanzitutto, mi sentite bene? Mi sentite bene? Sì, sì. Ok. Ma innanzitutto grazie per l'invito, mi fa molto piacere intanto aver avuto l'occasione di ascoltare molti contributi interessanti e poi per quello che posso dare il mio piccolo contributo. Grazie al cielo non sono in grado di rispondere su come si sta il Ministero con Salvini, perché essendo il Partito Democratico ho fatto l'esperienza di governo da vice ministro, ma nel governo Conte giallo-rosso con il ministro dell'interno Luciano Lamorgese. Di conseguenza non ho avuto questa esperienza diretta con Salvini, anche se l'esperienza indiretta l'abbiamo avuta, perché, come sapete bene, perché vi occupate di questi argomenti con professionalità, abbiamo messo mano ai decreti Salvini. E cioè, come voi sapete perfettamente, dal 18 al 19 Salvini fa due decreti che non a caso chiama sicurezza, e su questo magari poi torniamo, perché ha a che fare col racconto che si fa del fenomeno dell'immigrazione, e li abbiamo completamente scardinati in tutte le parti relative all'immigrazione. Io credo anche facendo un po' di più, e cioè abbiamo eliminato tutti quegli elementi peggiorativi che lui aveva introdotto, e abbiamo aggiunto delle cose, io direi. Faccio solamente riferimento a tre cose per
motivi di brevità, ovviamente. Intanto abbiamo rimesso mano alla norma che lui ha modificato su, diciamo così, gli arrivi via mare e le ONG, i cosiddetti porti chiusi. Abbiamo introdotto nuovi elementi, cioè, per esempio, quello della protezione speciale. Come voi sapete, Salvini toglie la protezione umanitaria, noi introduciamo una protezione speciale che tutti i tecnici sanno che è ancora più ampia in termini di opportunità rispetto alla umanitaria, e poi abbiamo permesso per la prima volta la convertibilità dei vari permessi di soggiorno, ce ne sono di vari generi e tipi, convertibilità in permessi di lavoro, che è una cosa che ha molto a che fare con una parte delle riflessioni che adesso stavate facendo, e cioè su cosa accade sul territorio nazionale in presenza di persone che cercano di essere incluse in un'integrazione lavorativa, economica, e che, come dire, fino ad oggi avevano avuto anche questo limite, questa difficoltà, oltre ovviamente alle altre. Per cui abbiamo provato a muoverci in questi anni e abbiamo rimesso mano, faccio riferimento a quello che diceva prima la senatrice Bonino, anche al tema dell'accoglienza, perché Salvini toglie dal sistema di accoglienza avanzata, quello allora SPRAR, i richiedenti asilo, tanto che, come spesso capita in questo paese, cambia il nome, diventa SIPROIMI. Noi rimettiamo i richiedenti asilo all'interno del sistema di accoglienza avanzata, rinominandolo in SAI, e cerchiamo di allargare anche dal punto di vista numerico. Non a caso anche negli ultimi mesi, direi nell'ultimo anno e mezzo, sono aumentati i posti nel SAI, perché io penso che sia assolutamente fondamentale sgonfiare il sistema di accoglienza, quello governativo, il CAS, che per sua natura dovrebbe essere emergenziale, cioè straordinario, come dice il nome, S sta per straordinario, e gonfiare il sistema invece di accoglienza SAI, che è quello che invece garantisce più meccanismi di inclusione, un'accoglienza di maggiore qualità, riduce la possibilità di marginalità e di conseguenza va nell'interesse di tutti, sia di chi è accolto che delle comunità che accolgono, che è un altro aspetto che noi dobbiamo tenere sempre in grande considerazione anche per costruire delle politiche che siano sostenibili dal punto di vista sociale per tutti e anche, perché no, dal punto di vista politico. Per cui alcune cose si sono fatte, poi se mi chiedete se sono più quelle ancora da fare rispetto a quelle fatte, io dico sono ancora più quelle da fare, e c'è un tema sopra a tutti che si chiama, non a caso, testo unico dell'immigrazione, perché lì dentro c'è la maggior parte dei problemi che noi viviamo nella gestione del fenomeno migratorio. E il principale è il fatto che non ci sia una modalità di arrivo nel nostro paese legale, organizzata, continuativa nel tempo, per ragioni di carattere economico e di ricerca di lavoro. Io penso che questo sia il tema principale, che non a caso ha portato in tutti questi ultimi 20 anni, e anche all'ultima regolarizzazione che ho avuto modo di seguire, a fare continua, appunto, regolarizzazione, come qualcuno le chiama in maniera un po', diciamo così, spregiativa, sanatorie. Perché si fanno le sanatorie? Perché le sanatorie in questo paese le ha fatte più il centro-destra che il centro-sinistra? Perché quando tu hai una legge principale che ha come effetto primario quello di produrre irregolarità, poi sei costretto come sistema ogni tot di anni a mettere in campo iniziative che provino a ridurre quel problema che hai creato. Perché, prima la senatrice Bonino lo riferiva, ci sono diverse centinaia di migliaia di persone sul territorio che sono, dal punto di vista legale, in maniera irregolare. E di conseguenza tu non ti puoi permettere di avere, di conseguenza devi fare le sanatorie, devi fare la regolarizzazione. Ma è l'origine il problema. Per cui la questione principale, per quanto riguarda l'aspetto nazionale, poi vediamo su quello internazionale, è quello di modificare quella legge. Era del tutto evidente che, così come in quello nazionale, anche in quello internazionale, c'è un tema di sostenibilità politica, e cioè di sufficiente coesione tra le forze politiche che governano per poter fare queste scelte. Il fatto che per molti anni, da molti anni, ci siano state anche in Italia delle maggioranze assolutamente disomogenee, pensiamo a quella attuale, per esempio, in cui, per dirne una, c'è la Lega, e evidentemente rendono molto più complicato la possibilità di mettere mano agli elementi fondamentali. Noi in queste ore, in questi giorni, ci stiamo occupando di
legge sulla cittadinanza, che io tengo sempre molto scollegato dal tema immigrazione perché nulla c'entra, ma solo per fare un esempio su un argomento su cui si concentra, diciamo così, un approccio strumentale da parte di alcune forze politiche, anche solamente per riconoscere la cittadinanza ai minori figli di stranieri d'Italia che sono italiani in tutto e per tutto, beh, già su quello ci siamo trovati 700 emendamenti in commissione e un muro contro muro, per dire quanto l'aspetto, diciamo così, della ideologico in senso deleterio, ideologia di per sé è una cosa molto importante, in questo caso in senso deleterio, condizioni poi anche la possibilità concreta di fare alcune scelte. La stessa cosa, guardate, vale a livello europeo. Ora, io devo dire che condivido molto quello che ho sentito prima, e cioè, diciamo così, questa definizione di ipocrisia, io direi ipocrisia istituzionale, internazionale, sull'esternalizzazione dei controlli di frontiera, piuttosto che su questa proposta della Commissione di patto sul sistema d'asilo europeo. Ma di cosa, perché esistono queste cose? Cioè, da cosa vengono determinate? Vengono determinate, diciamo, sono questioni che in realtà avrebbero attinenza con la politica estera, che però sono condizionate pesantemente dalla politica interna di singoli paesi. E qui veniamo al tema del sovranismo, ma più in generale al tema, diciamo così, di un egoismo nazionale, che diciamo è molto diffuso anche poi sui singoli, di un egoismo nazionale che porta a imbracciare una logica di supposta difesa degli interessi nazionali, usando il tema dell'immigrazione come grimaldello per costruirsi consenso all'interno. Questo meccanismo, che però guardate, è un meccanismo tipico di tutte le democrazie, ma di tutti i sistemi da quando l'uomo esiste, cioè l'identificazione di un nemico esterno alle porte per costruire consenso interno, e devo dire che funziona, perché se noi pensiamo che questo meccanismo non funzioni, sbagliamo. Basta vedere negli ultimi anni, diciamo così, da 10 anni a questa parte, anche se oggi è in difficoltà, la Lega quanto ha costruito in termini di consenso sostanzialmente su questo argomento, anzi quello che la fa uscire dalla dimensione territoriale per diventare nazionale, o quanto oggi Fratelli d'Italia erediti un pezzo di quel consenso usando anche se non solo questo argomento, per sapere che è un elemento molto potente. Perché è un elemento potente? Perché la risposta più immediata ai, diciamo, problemi di varia natura che viene spontaneo in tanti casi è quella della chiusura. Cioè il tema della chiusura contro apertura porta con sé un meccanismo anche mentale, per cui è molto più facile dare come risposta il tema di chiusura: mi chiudo dentro le mura, alzo i ponti levatoi e butto l'olio bollente, piuttosto quello dell'apertura. Perché per arrivare a una conclusione che porti all'apertura serve una lettura di una situazione obiettivamente complessa e per cui un po' più facile da spiegare. Quando voi parlavate prima di narrazione, di racconto, ma per esempio io non sento mai nessuno che provi a partire sul tema dell'immigrazione da una riflessione sulle ragioni delle migrazioni. La gente si sposta perché non sa cosa fare la mattina e per cui cambia paese, lascia i luoghi in cui è nato, in cui è cresciuto, in cui ha rapporti, relazioni familiari, di amicizie, interessi. No, tutto parte da o le vicende più traumatiche, che sono quelle delle guerre o delle pandemie, per capirci, ma molto più ampiamente da disequilibri economici fortissimi che ci sono nel mondo. Per cui secondo me già una prima riflessione deve essere questa. Perché se non si capisce la natura dei fenomeni, poi ci si approccia anche in modo sbagliato a quello che questi fenomeni più generali creano, cioè agli epifenomeni, cioè quello che noi viviamo a casa nostra, che come ho detto giustamente, sono una piccolissima parte di ciò che sta accadendo in giro per il mondo. E poi anche, io credo, penso che lei abbia ragione, il tema delle opportunità. Cioè non solamente non bisogna definire l'immigrazione un problema, no? Espressione che spesso sento nella bocca di molti. Il tema dell'immigrazione è un fenomeno, ed è un fenomeno che non solo, come avete detto, c'è e ci sarà sempre, ma c'è sempre stato. E di conseguenza bisogna smettere di approcciarsi a questo fenomeno con una logica tutta e solo emergenziale per gestirlo, diciamo così, nel lungo periodo.
Però per farlo serve sicuramente lungimiranza politica, ma serve anche che ci siano delle condizioni, penso, in Europa che lo consentano. E allora parliamo un secondo dell'Europa, se siete d'accordo. Noi possiamo dire che abbiamo almeno tre Europe diverse, e cioè i paesi confinanti a sud, i paesi confinanti a est e il resto dell'Europa. E ci sono atteggiamenti diversi anche rispetto al fenomeno migratorio. Il tema della solidarietà interna, che è molto condizionato da quelle vicende di politica interna di consenso di cui parlavo prima, ha andamenti, diciamo così, altalenanti. In funzione di cosa? In funzione degli interessi dei singoli stati. Per cui qui non possiamo dire che ci sia un'evidente volontà europea, perché non essendo l'Europa un soggetto veramente politico fino in fondo, vive sostanzialmente, si alimenta degli interessi maggioritari in quel momento di singoli paesi. Per cui a un certo punto perché viene fatto Dublino 3? Perché non si vuole che i migranti che arrivano dal sud e vanno in Spagna, in Grecia, a Malta e in Italia possano tranquillamente transitare e andare in altri paesi. È più che una logica difensiva di alcuni paesi, diciamo così, centrali. In questo momento, quello che sta accadendo con l'Ucraina, su questo dico poi una cosa, poi non voglio farla lunga e per cui finisco, cos'è che mette? Mette a nudo la necessità della solidarietà, perché, come giustamente si riportava prima, quei paesi, penso alla Polonia, all'Ungheria, che sono sempre stati radicalmente contrari al tema della redistribuzione e superamento di Dublino 3, adesso si trovano nella condizione invece di essere loro il principale, diciamo così, luogo di arrivo. Poi che questo possa portare a un cambio di atteggiamento di lungo periodo di quei paesi in Europa e per cui permettere all'Europa di cambiare anche l'impostazione, io sinceramente qualche dubbio ce l'ho, ma adesso vivono su di sé quella condizione. Perché si riesce a attivare la direttiva 55 del 2001 dopo 21 anni? Esattamente per questo. Perché quei paesi che si sarebbero opposti, che si sono opposti per esempio nel caso dell'Afghanistan, adesso hanno il problema in casa e di conseguenza hanno loro l'interesse che ci sia la possibilità di muoversi sul territorio europeo liberamente da parte dei profughi ucraini e a che questi venga riconosciuta una protezione temporanea. È tutta una questione di interessi. Interessi politici nazionali di molti paesi che si, diciamo così, riversano, si trasformano poi in scelte politiche complessive. E di conseguenza riuscire a modificare l'impianto europeo, perché la verità, diciamocelo, non ci dovrebbero essere 27 politiche migratorie in 27 paesi. Ci dovrebbe essere una politica migratoria, una normativa europea valida su tutto il territorio dell'Unione Europea. E però questo non c'è, guardate, non ci sarà ancora per diverso tempo, e dicendolo sono già abbastanza ottimista. Allora, il punto è come noi, anche in questo passaggio drammatico della guerra dell'Ucraina, riusciamo a strutturare una riflessione, un ragionamento che possa avere conseguenze più di medio periodo. Dicevo che avrei chiuso sulla questione ucraina. Guardate, noi ci troviamo di fronte a una situazione molto particolare, cioè alcuni di voi hanno detto, io lo condivido, perché c'è un atteggiamento di un certo tipo verso i rifugiati ucraini che invece non c'è verso altri. Io lo dico sia dal punto di vista legislativo che anche dal punto di vista del sentimento, anche se concordo con voi quando dite che poi l'emotività dopo un po' passa e la gente si dimentica, e quando si dimentica la gente si dimenticano anche i governi che vivono di consenso, le forze politiche che vivono di consenso. Ma perché ci sono alcune condizioni un po' particolari, dobbiamo dircelo, e sono almeno tre. Uno, le cause, e cioè la Russia che attacca, che produce una guerra, che ammazza le persone, che le fa scappare, con una copertura mediatica fortissima che porta nelle nostre case ogni giorno quel dramma. E questo condiziona evidentemente l'opinione pubblica, anche dentro la chiave internazionale, e cioè sono i russi che lo stanno producendo questo effetto. E questo ha, diciamo così, questo meccanismo ha la capacità di mettere più attenzione e rendere più equilibrato. Poi c'è un secondo punto. Il secondo punto è che tutti più o meno stimano che in tempi non troppo lontani, se la guerra va in una certa direzione, queste persone torneranno nel loro paese e per cui molte di loro non sono destinate a restare. Anche questo, come dire,
favorisce un po' un'empatia nei loro confronti e non li si fa percepire come un problema, come altri avrebbero detto o fatto. Il terzo è che, per esempio, soprattutto in Italia, la maggior parte di questi profughi in questo momento è alloggiata presso parenti, amici, conoscenti, e di conseguenza l'impatto che c'è dal punto di vista sociale, del sistema d'accoglienza, dell'opinione pubblica, è inferiore rispetto ad altre popolazioni. E perciò questo sta in questo momento costruendo un clima positivo, tutti questi elementi verso di loro. Ma guardate, non è mica detto che questo rimanga. Uno, perché possono cambiare le condizioni generali, e due, perché può essere una permanenza più lunga e l'atteggiamento potrebbe cambiare. Tre, perché si potrebbe, diciamo così, riversare più sul sistema e non tanto sui singoli. Poi è anche vero che questa, come altri casi, ha dimostrato una generosità da parte della popolazione italiana, di gran parte della popolazione italiana, che oltre che simpatizzare teoricamente davanti alla televisione, ha anche aperto e sta aprendo le proprie case. Io penso che qui dentro ci sia anche un pezzo di grande risorsa, non solamente sociale, ma anche di carattere politico, a cui si dovrebbe attingere, a cui la politica dovrebbe attingere, per provare a dimostrare anche a se stessa che, come dire, anche un approccio al fenomeno migratorio più coraggioso, parlo di casa mia, di come c'è stato nel passato, sia non solamente giusto, ma anche sostenibile dal punto di vista politico. Perché quando di fronte ai fenomeni migratori ci si tende a nascondere, diciamo così, sperando che si vedano il meno possibile per non perdere consensi, poi i consensi li perdi. Se invece sei in grado, non da solo, ma di dare una lettura di questi fenomeni e anche di dargli una prospettiva, uscendo, cioè non accettando la logica emergenziale, io penso che lì ci sia un pezzo della risposta per creare quelle condizioni politiche di cui parlava Emma Bonino e per poi però incrociarle con soluzioni concrete. A me alcune cose che ha detto Marazziti, per esempio, convincono. Poi qui la fantasia può essere molto ampia, ma ci sono meccanismi e sistemi virtuosi che nell'interesse di tutti tengono insieme i diritti umanitari, oltre che a quelli, diciamo così, sociali, e il consenso politico. Non è facile, ma è una sfida che, non so, la politica del XXI secolo penso non possa rimandare oltre. Vi ringrazio per l'opportunità. A nome degli organizzatori volevo rivolgere un invito a rimanere in contatto agli illustri relatori della tavola rotonda di oggi, perché c'è molto da lavorare e noi siamo a disposizione per proseguire questo lavoro. E diamo ora la parola a Eugenio Albamonte, segretario di Area Democratica della Giustizia. Grazie. Allora, a me l'onore e l'onere di trarre le brevi conclusioni di questi due giorni sostanzialmente di confronto estremamente produttivo. Ovviamente voglio partire proprio dall'ultima esortazione di Luca Minniti, a proposito non solo di mantenere i contatti, ma di proseguire nello spirito di questa iniziativa, che non aveva soltanto il significato ai nostri occhi di organizzare una riflessione comune, ma anche di creare una rete su questo tema, tra soggetti che a vario livello si occupano di questo tema e di progredire insieme da questa fase in poi a ulteriormente approfondire gli spunti e a proporre in modo sempre più efficace le soluzioni che sono uscite da questi due giorni. Per questo in primo luogo, in modo non retorico, voglio ringraziare le associazioni che oltre alla comunità di Sant'Egidio hanno collaborato con noi per realizzare questo evento.
oltre ovviamente agli organizzatori che per il nostro gruppo si sono impegnati in queste due giornate che sono state di riflessione, ma dal nostro punto di vista anche di forte mobilitazione culturale, quindi Luca Minniti, Luca Perilli, Maria Cristina Ornano e Martina Flamini, a cui va veramente il ringraziamento del gruppo di Area Democratica per la Giustizia. Non è la prima volta, ovviamente, in questi anni che Area Democratica per la Giustizia si occupa di questo tema. Abbiamo pensato in questo frangente di farlo però in un modo diverso, non più come una riflessione tra giuristi, ma come un confronto aperto a contributi esterni. Per questo abbiamo lavorato molto perché fossero presenti dei testimoni delle vicende che accadono nel mondo, insieme agli operatori sanitari, insieme agli operatori per l'informazione, insieme ai soggetti politici e alle istituzioni internazionali. Questi due giorni e questo convegno sono stati programmati con largo anticipo rispetto alla loro celebrazione. Quando abbiamo iniziato a ragionarci e quando abbiamo iniziato a strutturare il programma, a decidere che fosse il caso di mettere insieme anche altri contributi oltre a quello dei giuristi, ovviamente non potevamo pensare a quella che è stata la crisi in Ucraina e al conflitto che in questo momento ci preoccupa enormemente e però le cui ricadute sul piano dell'emergenza umanitaria e anche della crisi in relazione al diritto di asilo hanno poi costituito oggetto della nostra riflessione, arricchendo gli argomenti che già avevamo messo in agenda. E però questa emergenza ci offre un'occasione che qui è stata sottolineata in molti passaggi, quella di sottolineare una forte componente di ingiustizia e di discriminazione che viene dal raffronto tra due situazioni che apparentemente dovrebbero essere omogenee e che invece vengono trattate in modo assolutamente diverso in Europa e nel nostro paese. E questo veramente rende inaccettabile e grave la diseguaglianza che ne consegue, anche perché rischia di assumere delle caratterizzazioni razziali. Da una parte le crisi che riguardano l'Europa, da un'altra parte le crisi invece che riguardano il Medio Oriente e l'Africa. Proprio secondo una distinzione tra razze che assume ancora di più una connotazione odiosa, perché in realtà questo è quello che stiamo vedendo. Da una parte nel tempo, grazie all'elaborazione delle istituzioni europee, si è creata nel nostro continente una sorta di giardino dell'Eden della tutela dei diritti, e però contemporaneamente a questo, con l'aggravarsi dei fenomeni migratori, delle crisi umanitarie, si è creata sostanzialmente una sorta di Eden interdetto, per cui chi è nel nostro paese, che paradossalmente, proprio perché ci sta, gode già ampiamente di tutti i diritti e le libertà che sono garantite dalla Costituzione europea e dalla Costituzione degli Stati democratici che si riconoscono nell'Unione europea, è precluso proprio ai soggetti che invece ne avrebbero più bisogno. E quindi l'affermazione del diritto d'asilo, inteso come diritto di accesso e come divieto di respingimento, è stata in qualche modo bypassata, è stata forzata strumentalmente attraverso la politica dell'esternalizzazione delle frontiere. E a questa, accompagnata dalla mistificazione e l'ipocrisia dei paesi sicuri. Questo ha determinato un'ineffettività del diritto d'asilo, che tra l'altro nel nostro paese si traduce in un'ulteriore articolazione deteriore, che è caratterizzato dalla detenzione amministrativa e da un approccio prevalentemente securitario, che tiene luogo invece di quello che dovrebbe essere un approccio di accoglienza e di inclusione. E questo ovviamente con ulteriori conseguenze che riecheggiano anche negli interventi di questa tavola rotonda, perché è evidente che questo clima di segregazione e di crea quasi una sorta di incentivazione all'illegalità, una sorta di clandestinizzazione senza prospettiva, come è stato pure detto, che inevitabilmente rilega alla marginalità
rilega alla necessità di vivere di espedienti, quando non di ricorrere alle strutture criminali, che purtroppo nel nostro territorio non certo mancano, per la mera sopravvivenza. E quindi questo, l'approccio securitario iniziale, determina un problema di illegalità e di sicurezza che alimenta la scelta iniziale securitaria all'inizio, in un circuito che non vede via d'uscita. Dall'altra parte noi ci troviamo in una situazione paradossalmente opposta, per cui le popolazioni ucraine, che nei numeri che sono stati ricordati pure in questa sezione, 2.500.000 gli ucraini che in due settimane sono stati accolti negli altri paesi europei, 87.000 in Italia, manifestano lo stesso problema, ma in un'altra latitudine geografica, che viene risolto in modo assolutamente differente, qui effettivamente dando effettività e riconoscimento ai diritti europei, e quindi la protezione speciale, il diritto d'asilo effettivo, l'avviamento all'istruzione, cosa che per le altre categorie di migranti richiedenti asilo è assolutamente preclusa, se non attraverso passaggi lunghissimi e con grande ritardo rispetto all'arrivo in Europa, l'accesso alla sanità, l'operazione di vaccinazione ampia, di massa, che è stata fatta nei confronti delle popolazioni che si sono riversate in Europa dall'Ucraina, l'ospitalità, l'avviamento al lavoro, il permesso di soggiorno per protezione temporanea, addirittura lo sforzo per rimuovere la difficoltà linguistica, che è un ostacolo effettivo all'integrazione, che non viene attuato soltanto nei confronti dei minori, quindi dei bambini e dei ragazzi, ma addirittura nei confronti degli adulti. Tutto questo ovviamente è estremamente apprezzabile, ci rende orgogliosi di far parte anche di questa macchina di solidarietà, però evidenzia fortemente questo grave dato di discriminazione. Ovviamente ci sono delle ragioni e sono state descritte anche negli interventi conclusivi di questa mattinata. Ci sono delle ragioni di carattere geopolitico, perché ovviamente noi stiamo vivendo attraverso questa guerra una sorta di resistenza militare per delega all'invasione della Russia nei confronti dell'Ucraina, che però è letta dalla comunità europea come rischio di ulteriore espansione del conflitto. Non è un caso che i paesi di Visegrad, che sono normalmente i più restii a partecipare a dinamiche di accoglienza, oggi sono particolarmente solerti, perché non c'è soltanto un'immedesimazione nella vicinanza culturale tra le popolazioni, ma c'è proprio un problema di tutela dei propri confini. Cioè l'idea di delegare in questo momento ad altri la resistenza rispetto a un atteggiamento di espansionismo russo, che potrebbe avere una prospettiva ulteriore rispetto a quella ucraina, fa sì che anche l'accoglienza sia parte delle dinamiche di sostegno a una popolazione resistente. Quindi non solo le armi, non solo gli strumenti sanitari, non solo gli approvvigionamenti di viveri, ma anche la tutela e l'accoglimento di quella parte di popolazione che è costretta a scappare e fa parte della dinamica di supporto a una resistenza in atto. E questa è la ragione geopolitica. C'è un'altra ragione che secondo me è estremamente interessante, che è stata focalizzata adesso da Mauri, perché in realtà l'atteggiamento che noi abbiamo nei nostri paesi europei di sostanziale rigetto, di marginalizzazione del tema della migrazione e dell'asilo e delle crisi umanitarie nel mondo, ha non solo una componente politica e geopolitica, ha anche una componente sociale e culturale, no? Quello che è stato detto da Mauri a proposito della diffusa ostilità rispetto all'accoglienza, della diffusa diffidenza, oggi è superata, ma è superata anche da quell'aspetto che Mauri focalizzava molto bene, dalla forte mediatizzazione della guerra. E allora ricevere tutti i giorni nelle nostre stanze, nelle nostre case, attraverso i televisioni, la radio, internet, le immagini quotidiane non solo della migrazione ma delle cause che determinano quella migrazione, è evidentemente un meccanismo che crea un'immedesimazione, senza che
si fosse ancora arrivati alla guerra, quando noi abbiamo pensato, come gruppo dirigente di Area, di sostenere l'idea degli organizzatori di aprire questo confronto oltre il dibattito tra tecnici alle testimonianze. Tutto sommato pensavamo questo. Pensavamo a quanto, anche dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, può essere stato importante per capire la dinamica dei fenomeni, per esempio vedersi i documentari di Diego Bianchi, no? Che è andato sul posto, e quanto quella dinamica, pur circoscritta a un segmento infinitesimale dell'informazione, produca poi un effetto di solidarietà che si traduce in, come dire, in un inizio, almeno in un settore dell'opinione pubblica, di approccio culturale diverso. E allora da questa dinamica dobbiamo, secondo me, trarre spunto. Dobbiamo trarre spunto e collegarlo anche con gli altri che sono usciti da questo seminario. E allora, parlavamo all'inizio, appunto, facevo cenno qualche istante fa al tema della differenza di trattamento. Io penso che una delle principali richieste che noi dobbiamo avanzare partendo da questa iniziativa è chiedere che il diritto di asilo si applichi a tutti senza discriminazione, e che questa evidente, inaccettabile, stridente contrasto venga ricomposto attraverso una adozione di un approccio unitario. L'altro tema di cui si è parlato lungamente in questo convegno, che doveva essere, prima dell'insorgenza della guerra, concentrato quasi esclusivamente sull'esternalizzazione delle frontiere, è appunto proprio quello di cogliere gli spunti che sono venuti da questi due giorni di dibattito. Abbiamo visto quali sono i limiti dell'esternalizzazione, al di là appunto del fatto che costituisce una ipocrita violazione da parte dell'Europa degli stessi principi che l'Europa afferma. Abbiamo visto quali sono i problemi che ci vengono da quelle realtà: dinamiche di detenzione diffusa e di forte violazione dei diritti umani, l'incremento delle criminalità che fuori dall'Europa operano sulla tratta dei migranti, il mancato tracciamento dei finanziamenti che vengono dall'Europa verso questi stati che sembrano sicuri soltanto quando si tratta di delegare e finanziare il trattenimento dei flussi dei migranti, e non lo sono poi quando si va a verificare sul posto la tenuta del rispetto dei diritti umani, ma anche quando si valutano le situazioni spesso di gravi conflitti, perché poi questi stati sono gli stessi in cui si operano e sono in atto anche conflitti interni. E allora a questo bisogna sicuramente dare delle risposte. Le risposte che vengono da questi due giorni sono di due tipi: da una parte quelle a breve termine, e quindi garantire il monitoraggio per il rispetto dei diritti umani nei luoghi che attualmente sono e in una dimensione che deve essere superata, che sono attualmente deputati all'accoglimento e sostanzialmente al trattenimento dei movimenti migratori, e soprattutto il condizionamento dei finanziamenti all'effettivo rispetto dei diritti umani e delle condizioni di vita umane in questi luoghi. E in secondo luogo il tracciamento e i finanziamenti delle sovvenzioni, perché questi non vadano a finalità diverse per quelle per cui vengono erogate, e quindi non a beneficio delle persone che in questo momento vengono lì trattenute, ma a finanziare dinamiche di conflitto o peggio ancora la rapacità di sistemi politici e non democratici o di scarsa tenuta in termini etici e di correttezza della gestione della cosa pubblica. A lungo termine qui il tema diventa più complesso e assume in primo luogo, secondo me,
un'importanza centrale il tentativo di sovvertire una cultura diffusa all'interno del nostro paese, che partendo dal presupposto che il fenomeno migratorio non è un fenomeno emergenziale ma un fenomeno a lungo termine, cominci a declinare in un modo diverso la percezione da parte dei cittadini europei di quelli che sono gli effettivi problemi dei migranti. E allora qui secondo me bisognerebbe fare tesoro delle pur drammatiche esperienze che stiamo vivendo, cioè l'avvicinamento alle tematiche dei conflitti che generano le crisi umanitarie, le crisi dei diritti umani e che impongono le migrazioni, crea solidarietà. E allora probabilmente un lavoro che noi dobbiamo provare a fare come operatori culturali, come operatori dell'informazione, è quello della rappresentazione più ravvicinata alle popolazioni europee di quello che accade in questi paesi. Perché questa è una chiave per sovvertire questa dinamica di rigetto e di chiusura rispetto all'altro, rispetto al soggetto di cui non si capiscono e si travisano strumentalmente, anche grazie a una certa dialettica di alcune forze politiche, le ragioni della migrazione. E quindi per mettere in piedi una contronarrazione rispetto a quello che sono i mantra di alcune forze politiche attive non solo nel nostro paese, è proprio quello di portare agli occhi dei cittadini europei la realtà delle dinamiche dalle quali si sfugge quando ci si avvia per questi lunghi viaggi. Gli altri temi invece sono più legati alle scelte politiche e quindi programmazione degli accessi e quindi riconoscimento di asilo nei paesi di provenienza prima ancora che le persone debbano compiere i viaggi drammatici che gli vengono imposti proprio dal fatto che il mancato riconoscimento del diritto sul paese, nel paese di provenienza determina la migrazione secondo modalità illegali, secondo modalità pericolose e crea questa dinamica che volevo rappresentare all'inizio, no? Quella dell'Eden irraggiungibile, cioè del luogo dove i diritti sono quasi, verrebbe da dire, affermati allo stato puro, ma allo stato astratto. E quindi consentire un accesso a questi diritti prima ancora che si metta piede sul suolo dove questi diritti sono stati dichiarati. E poi ovviamente politiche di sviluppo e di pace nei paesi da dove insorgono le crisi umanitarie di cui ci stiamo occupando. Ecco, io penso che questa possa essere una sintesi del lavoro che è stato fatto in questi giorni, a cui voglio aggiungere un ultimo tema che pure è emerso all'inizio di questa tavola rotonda, il richiamo alla solidarietà tra i paesi dell'Unione Europea, perché niente è possibile se non attraverso una approccio più corale a questi temi. La dimensione egoistica, individualistica dei singoli stati, per cui chi ha il problema di volta in volta se lo deve sostanzialmente risolvere per conto suo, è stata facilmente capovolta in pochissime settimane dalla drammatica vicenda delle popolazioni ucraine. Quindi una solidarietà tra gli stati è possibile. Dobbiamo chiedere che venga estesa anche alle altre situazioni. Grazie. Allora ci salutiamo e grazie.